Sbaraglia, non lo vedo. Baldrati, Anche se non mi vedi. però ti sento. Bene. Ancarani, Mi sembro evidente. sì. Ancisi, Ci sono. chiedo scusa, Paolo, la registrazione è avviata? Ok, perfetto. Tardi presente, Maiolini. Presente. Pompignoli. Ok. Di Staso. Presente. Perini. Presente, presidente. La Chiara Francesconi che non vedo Chiara ancora. è Verini. arrivata in questo momento qui su da me e la registrazione è avviata. Ha detto un minuto che sta collegandosi. Grazie. Ok. Berlicchi. Presente. Manzoli, Niente. Mantovani, Niente. Casadio, Alberghini. Ok, se tu Paolo hai l'elenco della 6, eventualmente li puoi dire tu Subito allora, al netto dei Ancarani cognomi. per la 6 presente, Ancisi presente, Pompignoli sì, Di Staso sì, Francesconi sì, Frati sì, Gottarelli non l'ho individuato, Gottarelli direi di no al momento, Mantovani sì, Manzoli sì, Minzoni sì, Panizza sì, Perini sì, Quattrini non ho notizie, Tardi sì, Verdicchi sì, Alberghini sì. Grazie. Ah, in effetti sì, mi stanno facendo notare che nella 1 io non ho ancora il cambio, credo, con Minzoni Casadio, perché ho chiamato Casadio e non ho chiamato Sì, Minzoni per la 1 ed deduco che... chiedo No, scusa, lo proprio mi dico rimedio. perché rimanga Sì, agli atti. certo, grazie. Perfetto. Allora, procediamo anche con l'approvazione dei verbali che ho. E partiamo dal verbale del 9 di aprile per commissione 1. Io chiedo a tutti di verificare la chiusura del microfono perché ho un ritorno e non so da parte di chi, quindi gentilmente se mi potete chiudere i microfoni. Allora, verbale del 9 di aprile per la commissione 1 riguardava modifica testo unico riguardante gli istituti di partecipazione, modifica articoli vari e regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Erano assenti Casadio, Mantovani, Manzoli, Francesconi. Chiedo se ci sono eventuali astenuti o contrari. Presidente, a questo punto sono Mizzone, a questo punto Sì. mi astengo dal momento che non facevo parte della commissione, quindi mi astengo Ok, dalla domanda. perfetto, perfetto, ok, grazie. Procediamo con Io, un altro. Sì, prego, Paolo. presidente, io presidente approvo, Lei anche se ero approva nonostante assente. l'assenza. Sì, Ok, esatto. perfetto. Poi procediamo. Verbale commissione 1 più 6, in questo caso lo chiedo a questo punto per tutti. Vi comunico gli eventuali. Scusate, vi dico quando. 1 più 6 del 24 marzo 2021 per la proposta deliberazione 72-2021, approvazione regolamento per l'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento e il controllo dei servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia 0-3 anni. Erano assenti Frati e basta, tutti gli altri presenti. Se ci sono dei contrari o degli astenuti, lo do per approvato. Procedo sempre, commissione 1, 29 aprile 2021. Petizione. I commercianti della zona di Via Cassino e Via Montanari, sostenuti anche da molti residenti, chiedono di rivedere il piano viabilità deciso dall'amministrazione comunale, che è la numero 64.346 del 30 marzo. Erano assenti Alberghini, Casadio, Di Staso e basta. Deduco anche Minzoni che si astenga per il motivo di cui sopra. E se non ci sono altre considerazioni, lo do per approvato. Commissione 1 del 10 maggio scorso.
sempre un'altra petizione, la 66.373 dell'1 aprile, petizione per la ripresa delle attività didattiche in presenza e per la difesa dei diritti dei bambini, bambine, ragazzi e ragazze di Ravenna. Erano assenti Barattoni, Casa Dio, Mantovani. Se ci sono considerazioni? Io, Presidente, come prima approvo ugualmente. Ok, perfetto, lo diamo per approvato. Ultimo verbale è la seduta 5+1, quindi qui stiamo approvando solo per quanto riguarda la Commissione 1, che riguardava la delibera 77-2021, approvazione del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria del canone del mercato legge numero 160-2019. Scusate, guardo i... Buongiorno, scusatemi, ovviamente ciao, Chiara. Mi è scaduta la password mentre sto cercando di entrare, ho dovuto fare. Ok, non c'è problema. Dimmi. Sto facendo approvare l'ultimo verbale, Chiara. Ah, perfetto, benissimo. Okay. Allora, diciamo che io li vedo tutti presenti, anche se nel testo che ho non ho la divisione dei componenti di commissione. Se c'è qualcuno che però si vuole astenere o mettere contro, lo dica. Dipende altrimenti dalla data, sempre la data, qual è? Chiedo scusa, forse non l'ho detto. 25 marzo 2021, 1+5. Come sopra, grazie, scusa. Ok, perfetto. E i verbali sono tutti approvati, Paolo. Passiamo all'ordine del giorno odierno e dobbiamo discutere la proposta di deliberazione PD 138, modifica del regolamento comunale per la concessione in uso temporaneo delle palestre di proprietà comunale e a disposizione dell'ente comunale. Ho accreditati un po' di esperti che adesso vi elenco e più che altro per capire se abbiamo la presenza. Allora, per la Pigna, Paola Pantoli, che avevo visto prima. Ok. Buongiorno. Buongiorno. Per Forza Italia, Fabrizio Dore. Per Ama Ravenna, Guido Guerrieri, che non vedo. Per Cambierà, Manu Benelli. Che ho visto? Ok. Esatto, sì. Mi senti, Manu? Sì, buonasera. Ok, mi perfetto. Sentite? Sì, perfetto. Ok, bene. Ok, allora direi che posso passare la parola all'assessore Fagnani per la presentazione di questa delibera. Samantha, scusami se sì? Ti disturbo. Hai fatto anche l'appello della C6 o lo devo fare sì, io? Sì, no, l'ha fatto Paolo. Ah, perfetto, benissimo. Allora io intanto saluto tutti i miei commissari. Scusatemi il ritardo, ma appunto mi è scaduta la password. Esatto. Sì. Prego. Allora, buon pomeriggio a tutti. Faccio una breve introduzione e poi lascio lo spazio a Stefano Savini, in attesa anche si colleghi la Barbara Bellini per illustrare nel dettaglio quello che sono le modifiche di questo regolamento. Barbara Bellini, che ringrazio soprattutto per il lavoro che ha fatto, anche perché è la persona insomma, che costantemente è a contatto con tutte le realtà del territorio e che ha più di tutti insomma la sensibilità. Il tema del regolamento, della modifica del regolamento è un impegno che insomma questa amministrazione aveva preso nel cercare, se era necessario, in quanto si cerca, il vecchio regolamento è molto datato e quindi si cerca in qualche modo di venire incontro e di cercare di dare un po' delle risposte a quelle che sono le necessità che abbiamo affrontato in questi anni e anche le difficoltà che abbiamo affrontato in questi anni e che abbiamo sempre cercato, grazie alla collaborazione poi di tutte le società sportive, insomma, di risolvere. È un lavoro importante che abbiamo fatto anche insieme al decentramento, soprattutto sul tema delle palestre del territorio decentrati. Ci sono le modifiche
più evidenti. È chiaro che è un lavoro che, insomma, condividiamo in commissione e successivamente in consiglio comunale per cercare, insomma, di fare una cosa il più condivisa possibile con tutti quanti. Io, Presidente, adesso magari lascerei la parola a Savini per l'illustrazione delle modifiche più importanti del regolamento, poi penso che ognuno di voi sicuramente avrà avuto modo di leggere e di valutarlo, e poi eventualmente siamo qui per discutere tutti quanti insieme e per rispondere anche ad alcune domande. Sì, perfetto. Prego, dottor Savini. Buon pomeriggio a tutti. Allora, nella delibera che abbiamo presentato di modifica del regolamento, il regolamento si chiama per la concessione in uso temporaneo delle palestre di proprietà comunale o a disposizione dell'ente comunale. La precisazione è a disposizione dell'ente, in quanto poi noi in questi anni abbiamo ricevuto in gestione, attraverso una convenzione fatta con la provincia di Ravenna, anche le palestre di proprietà provinciale, che ha perso avendo la provincia perso la competenza sullo sport, no? Quindi si sono aggiunte anche queste palestre nella gestione comunale. La concessione pomeridiana delle palestre a chi ne fa richiesta non è solo una prerogativa del comune, ma è un obbligo di legge, no? È l'articolo 90 della legge 289 del 2002 che stabilisce appunto l'obbligo in orario pomeridiano di mettere a disposizione delle società sportive le palestre, fatte salve le esigenze degli istituti scolastici anche extracurricolari. Quindi di solito noi partiamo con la ricognizione degli spazi disponibili e quindi delle esigenze delle scuole, e poi, diciamo, gli spazi che ci mettono a disposizione li inseriamo in un bando che normalmente è biennale, e ulteriori spazi che restano a disposizione li mettiamo richiesti di volta in volta, diciamo, da chi è interessato. La necessità di aggiornare il regolamento dipende da alcuni aggiornamenti, aggiustamenti anche tecnici, diciamo, che sono emersi in questi anni di utilizzo soprattutto dei parametri previsti dal regolamento. E poi c'è anche qualche indicazione dell'amministrazione, no, che ha riguardato principalmente la necessità di cercare di salvaguardare, diciamo, quindi inserendo alcuni criteri di preferenza, le realtà del territorio, in particolare quelle che fanno capo alle palestre decentrate. Quindi su questo versante qui c'è una scelta, di aggiungere, no, alcuni criteri specifici per le palestre del decentramento che in parte ricalcano quelli già esistenti per quelle di città, però aggiungono ad esempio l'aspetto di privilegiare chi ha dei partecipanti ai corsi che risultano residenti nell'area territoriale di riferimento, no? per fare fronte, diciamo, a questa necessità. L'altra necessità che è emersa anche negli ultimi tempi, anche in riferimento alla situazione del Covid, quindi lo scarsissimo utilizzo delle palestre nell'ultima stagione invernale, ha determinato una maggiore richiesta che non c'era mai stata negli anni precedenti delle palestre nel periodo estivo. Però abbiamo avvertito questa necessità anche di formalizzare un po' la cosa, perché effettivamente nel periodo estivo, per quanto le richieste siano molto meno rispetto a quelle invernali, non era presente alcun criterio specifico, no? Quindi abbiamo pensato di prevedere anche questa tipologia dell'avviso semplificato per i richiedenti nel periodo estivo, con alcuni parametri anch'essi un po' semplificati, però che danno ordine, diciamo, alla questione. Poi abbiamo aggiunto un limite, no, di ore, un limite massimo, di una percentuale massima di ore assegnabili alla stessa società sportiva all'interno di un'unica palestra, in modo da cercare di ridurre un po' situazioni che determinate dall'applicazione di criteri che erano quasi di monopolio, no, su alcune palestre e su alcune tipologie, no? Quindi abbiamo messo questo limite del 70% e abbiamo aggiunto anche qualcosa sui parametri residuali di calcolo da applicare.
giudicare sempre a parità di punteggi, così anche sul benessere psicofisico. Cioè, quindi anche richiedenti che non siano prettamente società sportive, agoniste o così, ma anche soggetti che si occupano di attività parasportive, diciamo, che legate più al benessere, diciamo, che all'attività sportiva. Quindi per cercare di cogliere anche questo aspetto qua che sembra che sia in evoluzione, cioè sul territorio. Quindi queste qui sono le cose principali. Poi, non so, dopo magari lascio un momento la parola. Grazie. Non so se vuol dire qualcosa la Bellini che si è collegata, Presidente. Certo, se vuole, senz'altro. Non ho assistito, mi dispiace, no. Scusate, mi sono collegata adesso e non so che cosa ha detto il mio dirigente, quindi magari adesso ascolto se ci sono domande, se okay. Poi dimmi, okay. Roby. Allora, va bene. Cioè. Grazie. Io a questo punto darei la parola a Manzoli per la presentazione dell'emendamento che ha depositato questa mattina e a questo punto glielo faccio illustrare. Grazie Presidente. Abbiamo depositato un emendamento per provare a intervenire su un tema per noi importante e certamente di attualità a livello nazionale, di attualità naturalmente anche nel locale. E, il tema è emerso forte sui territori sempre più ultimamente negli ultimi anni, giustamente, ed è quello della parità, diciamo, di diritti e di opportunità di fare sport in senso lato, in senso ampio, per tutti indipendentemente dal genere, quindi uomini, donne, tutte queste questioni qua. E all'interno di una discussione avuta anche qualche settimana fa, una discussione pubblica, era emersa effettivamente l'esigenza di trovare atti concreti, anche piccoli, se vogliamo, per stimolare tutte le società dei territori, Ravenna ma anche tutti gli altri territori, a lavorare, alcune lo fanno già in maniera ottima, ci mancherebbe altro, su questo tema qui. Per cui abbiamo pensato che potesse essere utile inserire tra i meccanismi di premialità che sono già presenti all'interno del regolamento, sono presenti meccanismi di premialità chiaramente e prettamente sportivi e altri non sportivi, ad esempio a un certo punto si fa riferimento a eventi che possano intervenire sul turismo, eccetera, eccetera. Abbiamo pensato di inserire, perché non l'avevamo trovato, come criterio di premialità, quello che vi vado a leggere, quindi all'interno dell'articolo 6 bis, che è quello che definisce gli ulteriori criteri di priorità, di aggiungere un punto D, perché ad oggi siamo al punto C, che recita in questo modo: per tutte le attività, sia nelle palestre di città, sia dei territori decentrati, si darà priorità alle associazioni, società e gruppi sportivi che nell'anno precedente abbiano effettuato percorsi informativi, anche in collaborazione con altre realtà associative e istituzionali del territorio, al fine di sensibilizzare su stereotipi e pregiudizi legati al genere nell'ambito sportivo. È a nostro avviso un piccolo gesto, ma che potrebbe avere delle ricadute molto concrete sul territorio. Quindi da una parte le associazioni speriamo che colgano lo spunto, dall'altra il comune evidentemente si sentirà ancora più responsabilizzato a creare magari eventi informativi e divulgativi su queste tematiche. Grazie. Grazie Manzoli. Io vorrei iniziare, prima di dare la parola ai commissari, prendo un attimo io parola fin da subito e inizio a fare una serie di considerazioni e domande, così insomma inizio già con le questioni. Allora, la prima cosa che mi viene da chiedere e che qui non ho letto da nessuna parte è tutto questo regolamento quando dovrebbe entrare in vigore? Nel senso che è un regolamento che suddivide le stagionalità tra inverno ed estate ci ritroviamo che oggi è il 7 di giugno, quindi qualunque cosa si vada a modificare
o ad, ad approvare in questa commissione, ma comunque nel prossimo consiglio comunale, che non potrà essere senz'altro domani, ma quindi come minimo dovrebbe essere martedì prossimo, noi ci ritroveremo con un regolamento che si approva a metà giugno, probabilmente per la stessa estate entrante, mi verrebbe da dire, oppure mi confermate che questo viene rinviato completamente all'estate prossima. Quindi tutta questa nuova struttura dell'assegnazione palestre estiva, mi voglio ben sperare che parta dal 2022 e non dal 2021, perché altrimenti ci ritroveremo con delle società che magari hanno sempre lavorato in un determinato modo a fare delle cose in 24 ore diverse rispetto a quello che è stato fatto magari fino ad oggi. E poi mi baso sul testo della minuta di presentazione di tutto questo regolamento e nello specifico sono a pagina 2 nella voce ritenuto inoltre che è un po' un sunto di quello che è la scelta dell'amministrazione dell'andare comunque a fare le variazioni e parliamo di assegnazione degli spazi nelle palestre del Forese che debba tutelare maggiormente gli utenti residenti nell'ambito territoriale di riferimento, con particolare riferimento a quelli in età scolare. Dallo stesso regolamento si parla addirittura di avere come caratteristica principale per le palestre dei territori decentrati la maggioranza, soprattutto all'articolo 6, nella parte dei territori decentrati, il comma 4, avere la maggioranza di iscritti all'attività sportiva oggetto della richiesta con residenza nella frazione località del comune ove è ubicata la palestra. Ora, in una palestra, prendo un esempio, poi abbiamo anche una referente del territorio qui presente, e quindi se dico un'eresia che mi si smentisca pubblicamente senza problemi, un San Pietro in Vincoli che comunque per esempio copre tutto un territorio piuttosto vasto delle Ville Unite, possibile che si debba pretendere la maggioranza degli iscritti di abitanti solo a San Pietro in Vincoli e se uno decide di andare a fare ginnastica piuttosto che pallavolo, piuttosto che un altro sport a San Pietro in Vincoli perché è la sua squadra di appartenenza non vi possa stare perché altrimenti si va a sballare la maggioranza degli iscritti nel territorio. Cioè, anche questa cosa è abbastanza castrante per quanto riguarda la società sportiva, così come posto all'interno di questo regolamento. Pertanto io sarei semplicemente per andare eventualmente a riformulare, perché ne capisco la ratio nel voler dare priorità, però a un certo punto una società sportiva deve anche pur sempre campare. Perciò non è sempre assolutamente detto che solo con i residenti del territorio essa possa sopravvivere e il fatto che la maggioranza debba essere residente nella frazione località, quindi neanche nel territorio, perché la frazione località potrebbe essere una frazione località di 100 case con 100 persone e magari avere 350 iscritti perché altrimenti non mangiano e a quel punto cosa facciamo? Non assegniamo più le palestre a queste società perché la maggioranza delle persone non arrivano dal territorio? Cioè io starei un po' insomma a regolamentare una cosa del genere non lo so, perché poi quando andiamo a questo punto dopo si vanno a fare i controlli, c'è caso che poi venga fuori che sono state assegnate delle palestre a qualcuno che non rispetta poi queste caratteristiche. Poi, piano di assegnazione delle palestre il più possibile adeguata alla realtà del territorio con il coinvolgimento di una maggiore pluralità di soggetti, elaborando un piano di utilizzo anche nel periodo estivo. E anche qui torniamo appunto, partendo da quando? Punto di domanda. Favorire anche le presenze turistiche e non esclusivamente gli scopi sportivi. Che cosa si intende? O meglio, cioè cosa dobbiamo fare nelle palestre d'estate, al di là dello sport, per accaparrarci il turismo? Cioè che cosa stiamo andando in un qualche modo a favorire con questo nuovo regolamento, al di là di manifestazioni sportive che chiaramente devono essere sportive e non di altra natura? E poi un'altra cosa,
Per evitare richieste troppo anticipate è opportuno prevedere un arco temporale di 30 giorni entro il quale potranno essere richiesti gli orari disponibili extra piano. Ora, in un mondo perfetto, una qualunque azienda, perché una società sportiva grande o piccola che sia, è una piccola azienda che deve comunque fare una pianificazione. Cioè, le società sportive pianificano un anno sportivo e le manifestazioni sportive o le necessità extra piano sono chiaramente programmabili per tempo, cioè 30 giorni significa che qui dovremo avere a che fare solo con quelle società sportive che si svegliano una mattina e dicono dai, fra 15 giorni facciamo la sagra del ping pong e allora a quel punto andiamo a chiedere un extra piano all'amministrazione. Ma una società sportiva o un'associazione o una squadra amatoriale che ha voglia di fare ha bisogno delle palestre, cioè, può anche saperlo 2 mesi prima di aver bisogno il tal giorno di una data extra piano e chiederla. Non vedo perché uno non possa arrivare 2 mesi prima in maniera totalmente organizzata a darvi modo anche di organizzarvi anche a voi. Cioè, non capisco perché lavorare sempre nell'ambito degli ultimi 15 giorni, dove alla fine c'è la gente che sgomita all'ultimo momento. Poi, altre cose. Le fasce orarie. Si è deciso di specificare nel regolamento anche le fasce orarie da poter suddividere tra giovani e adulti. Chi più o meno ha fatto un po' di sport, e lei assessore sicuramente ne ha fatto tanto perché praticamente li ha provati tutti, non può sicuramente non sapere che gli allenamenti tendenzialmente si svolgono di 2 ore in 2 ore. Quindi se lei mi mette un orario dalle 17 alle 20 per i giovani e dalle 20 in avanti per gli adulti, mi sballa tutti gli orari, perché è noto e arcinoto che normalmente si dividono le cose di 2 ore in 2 ore. Quindi fare 3 ore, cioè 3 ore dal 17 alle 20 per i bambini e fare praticamente quanto? 2 ore, altre 3 ore per gli adulti, non ha il verso, perché si potrebbe tranquillamente, dal momento che si vogliono dare degli orari, cosa che probabilmente uno potrebbe anche decidere di non mettere, perché ci si va a vincolare tanto quando si mettono degli orari in un regolamento, tant'è che personalmente io li toglierei. Però se uno proprio li deve mettere degli orari, potrebbe tranquillamente ragionare sul dalle 15 alle 17 e dalle 17 alle 19 i due turni da due ore per i bambini. Perché tanto dalle 15 i bambini possono andare, visto che sono piccolini. Dalle 19 alle 21 e dalle 21 alle 23 si potrebbero ragionare di 2 ore in 2 ore i due turni degli adulti. Però fare dalle 17 in poi, quando magari una società sportiva può avere l'esigenza di anche di iniziare dalle 15 a fare dei corsi o delle iniziative per i bambini più piccoli, perché no? E mettendolo in un regolamento, automaticamente si tagliano le gambe a tutti coloro che dal pomeriggio in avanti hanno bisogno e voglia di l'opportunità di poter usare delle palestre, fermo restando che devono essere in situazioni di libertà, al di là delle esigenze scolastiche, come poi è già espressamente detto. Poi, percentuale massima di ore da assegnare settimanalmente per evitare il monopolio. Sacrosanto, tutto molto giusto, però dall'altra parte, quando mi si elencano le caratteristiche delle società sportive per poter avere e trovarsi assegnate delle palestre, bisogna avere un curriculum di tutto punto, bisogna avere un pregresso di 3 anni, bisogna avere partecipato a campionati, bisogna avere comunque un passato che automaticamente sega le gambe a tutte quelle nuove realtà che vogliono probabilmente riproporsi sul mercato dello sport, dato anche la provenienza di 1 anno e mezzo di Covid, che a tutti gli amatori ha praticamente, sono stati inginocchiati tutti, anche solo per quanto riguarda le spese che avrebbero dovuto sostenere per la gestione di tutte le precauzioni Covid. Se esistesse un'associazione che nasce domani e che ha voglia di mettere su una squadra amatoriale di qualsivoglia sport,
non sarebbe in grado di potersi candidare perché non ha un passato, perché non ha un curriculum, perché non ha partecipato a campionati l'anno scorso o negli ultimi 3 anni, e quindi automaticamente è già questa, volendo, una forma di monopolio che si dà alle società che invece hanno le spalle molto più grosse. E allora delle due l'una: se si decide di dare l'opportunità alle società più grosse con le spalle più larghe di poter gestire delle palestre e magari dargli la possibilità di gestire da A alla Z, compreso anche l'accollo di costi importanti, a questo punto che lo si scriva, ma che gli si metta l'obbligo di dover concedere il 30, il 20, il 30% delle proprie ore a delle società più piccole e delle società amatoriali, piuttosto che, insomma, le caratteristiche si possono sempre decidere, ma a quel punto non mi si viene a parlare di maggioranza di percentuali di assegnazioni per evitare i monopoli, perché sennò i monopoli si creano lo stesso, soprattutto quando nelle caratteristiche di regolamento mi mettete che della società deve avere un curriculum lungo come una casa per poter avere 2 ore di palestra. Quindi siete più voi probabilmente a fare in modo che questo succeda. L'avviso semplificato per quanto riguarda il periodo estivo, che è stato adesso anticipato, vorrei sapere in che cosa consiste e come, torno a dire, da quando parte, perché ci sono società sportive che lavorano d'estate e che in un qualche modo avrebbero... È inutile che sbuffa, assessore? Non sbuffi, sbuffo, per favore. No, non sbuffo. Come faccio a dire che ho sbuffato? Ah, perché si vede. La sto vedendo in faccia. Non ho sbuffato, consigliera. Vado avanti, va bene, per favore. Okay. Polemiche. Stiamo lavorando per collaborare, no? Sì, allora, innanzitutto le ricordo che io qui sono anche la presidente. Quindi, ecco, i ruoli in questo momento i ruoli sono invertiti, quindi come presidente sta facendo polemiche lei, io non sto facendo niente. Io sto solo chiedendo, è che la vedo che sta sbuffando. Non è per lei. Perfetto, va bene. Comunque io per ora ho finito, ho dei prenotati e quindi adesso chiedo a Paolo di dirmi cortesemente l'ordine delle prenotazioni, perché non ce l'ho. 3 anni, Francesconi, Frati, non ho capito il primo, scusa Paolo. Ancarani, Francesconi, Frati, Perini, Minzoni. Il primo sono è Minzoni, il primo. Allora, Minzoni, ho scritto male io, ho sbagliato freccia, ti chiedo scusa, Raul. Quindi Minzoni è il primo? Sì, chiedo scusa, ho sbagliato freccia. Per amore c'era, non ci mancherebbe, è stato il primo, dopo ho visto gli altri. Posso iniziare? Certo. Niente, benissimo, grazie Presidente. Allora, a parte che partiamo dal presupposto che questo regolamento poi non era mai così tanto malefico, sinceramente. Comunque, è giusto, è doveroso cercare sempre di migliorarsi nelle cose che uno fa. In altro modo, vorrei ricordare che la riforma delle società sportive è stata votata in marzo dal nostro governo, quindi anche lì sicuramente sarà al divenire altre variazioni sulle istituzioni sportive e delle società, soprattutto nell'organizzazione di loro stessi. Tornando a noi, io inizierei subito sotto di me, cioè comparato. Mi sentite? Perché ho visto delle facce che sembra che non mi sentite. Mi sentite bene? Okay. Benissimo, grazie. Ho sotto di me il comparato e inizierei sull'articolo 1. E logicamente sull'articolo 1, a parte le cose che sono state depennate, c'è una parola che parla di palestre, site. Allora faccio il periodo. Regolamento: Ravenna concede in uso temporaneo i locali scolastici a società e gruppi sportivi. È stato cancellato locali scolastici di sua proprietà, in modo che questo qui è il dubbio che mi è venuto quando parla di palestre. Quindi, essendo di sua proprietà, ci sono anche palestre che non sono scolastiche. Al momento che c'è palestre che non sono scolastiche, sono sempre di proprietà del Comune di Ravenna, come vengono gestite queste qui? Hanno altri bandi? Hanno altre situazioni in merito? Punto di domanda, vorrei avere una risposta. Sull'articolo 2
viene sempre cancellato, l'amministrazione concede ad uso temporaneo associazioni, società e gruppi sportivi. Al momento che viene cancellato associazioni, io vorrei esattamente la definizione che cosa si intende di società e gruppi sportivi, perché se il gruppo sportivo è un OS sportiva, un'unione sportiva, se la società si parla di una società SRL, al momento che tu mi tagli associazione, che poi è una SD, associazione sportiva a uso dilettantistico, cioè, mi chiedo perché è stato tagliato la voce associazione. E in questi casi l'associazione, come fai poi in caso di altre manifestazioni che possono inserire nell'ambito delle palestre, che non siano associazioni sportive, cioè, o associazione culturale, pro turismo, non so, chiamiamolo come vogliamo. E volevo capire perché è stato tagliato associazione. Allora, l'articolo 5, niente, è lo stesso discorso di prima. Consigliere, scusi, posso solo precisare una cosa tecnica? In realtà la parte evidenziata è la parte che abbiamo aggiunto, no? Cioè, che abbiamo aggiunto, non è stata molto, non è stata aggiunta, però non è specificato. Cosa vuol dire associazioni? Cosa vuol dire società? Cioè, è la definizione, sono d'accordo, no? Però, per metterle tutte, per riuscire a metterle esattamente, tutte, esattamente, mettendole tutte va a discapito delle società sportive. Se ci metti tutte lì, le palestre è uso sportivo 90%, vuol dire che cavi spazi e giunge. Per quello che vorrei nella definizione com'è. Cioè, voglio sapere esattamente, perché dopo è un cane che si morde la coda, no? Cioè, andiamo in looping tutte le volte. Assolutamente sì. Infatti, scusa di tutto questo. Io adesso c'è un altro pezzo che poi è riferimento agli orari dalle 17 in poi per quanto riguarda le attività sportive sui bambini. Sicuramente non so se la fascia 17 o 19 o 17, 20, quello che possa essere la differenza, ma viene obbligata dalle attività scolastiche per dei bambini di una fascia d'età, escono alle 4:30 da scuola, quindi lì non c'è altra possibilità di dare la possibilità dei bambini di 5-6 anni da fare dello sport o fare attività sportiva. Quindi si è bloccato anche dalla fuoriuscita scolastica, quindi si è obbligato a avere così. Poi, nella possibilità che ci possa essere dentro dei parametri, prima, nel senso dalle 3 alle 5, sicuramente con delle fasce orarie di bambini, magari uno che fa le medie è più gestibile di uno che fa le elementari. Non metto in dubbio, ma sicuramente sui bambini della prima elementare in poi il problema rimane la fuoriuscita dalla scuola. Io altre cose, adesso mi sono segnato, non ce n'è. Io l'altra cosa che è stata inserita era riferito alla situazione, logicamente, quando te hai bisogno di una cosa, non ti salta mai nel naso. Ecco, esatto. Per quanto riguarda, sono d'accordissimo sull'articolo 16, quando si parla di situazioni di mancato pagamento, sono d'accordissimo sulla via delle procedure di recupero di credito con l'applicazione di interessi di mora. Semplicemente sull'articolo 16 sono molto d'accordo, anche perché non possiamo lasciare nulla al caso in questa situazione. In passato ci sono state società che hanno lasciato dei debiti non indifferenti al comune di Ravenna e non sono mai stati saldati, quindi mi sembra più che giusto che questo articolo sia inserito. Per il momento io mi fermo e poi aspetto gli altri. Grazie. Grazie Ancarani. Grazie Presidente, spero mi sentiate tutti.
Io inizierei veramente con la domanda dalla quale non si può non partire, e cioè quella che ha fatto la Presidente Tardi all'inizio, perché secondo me è dirimente nel momento in cui dobbiamo ragionare su questo nuovo testo, e cioè quando il Comune ritenga di farlo entrare in vigore, perché effettivamente far entrare in vigore per il periodo estivo un regolamento a estate di fatto cominciata, secondo me è sbagliato. Può anche essere, attenzione, lo dico chiaramente, il migliore regolamento del mondo, ma se lo si fa cominciare senza creare le condizioni affinché ci siano i tempi perché tutti ne prendano atto e si regolino con anticipo, a mio avviso è sbagliato, anche se il regolamento fosse straordinario. Detto questo, è ovvio che alcune delle cose che ha detto la consigliera Tardi sono ampiamente condivisibili. Poi forse la consigliera Tardi nell'esprimere la posizione ha in parte confuso quelli che sono i criteri di priorità con un'eventuale impossibilità di accesso. Le due cose forse sono leggermente diverse, però ha posto comunque dei temi che ci sono anche se parliamo solo di criteri di priorità, perché la questione dei residenti sulle palestre decentrate c'è a prescindere, anche se ragioniamo esclusivamente di criteri di priorità. Però insomma stiamo parlando su questo quasi di lana caprina. Per venire incontro al ragionamento che faceva il capogruppo Minzoni rispetto a società e associazioni, io mi limiterei a questo punto a consigliare al dirigente di utilizzare esattamente le diciture della normativa in vigore, cioè chiamerei le cose con il loro nome dal punto di vista sportivo: ASD, SSD, SRL sportive. Cioè, se vogliamo essere precisi e da ogni punto di vista, anche per l'appunto tenendo, dando la giusta priorità allo scopo sportivo, che era un po', mi sembra di comprendere, il timore che ha il capogruppo Minzoni, basta limitarsi a utilizzare quelle che sono le denominazioni societarie per qualunque tipo di gruppo che oggi possa fare attività attraverso l'iscrizione al registro CONI, che poi è quella che in realtà è stata messa come requisito, se non ho letto male, fondamentale per qualunque priorità. L'altro tema che vorrei sottoporvi, a un certo punto si parla di associazioni olimpiche e paralimpiche, perché è stato aggiunto paralimpico. Stavo cercando l'articolo esatto, abbiate un istante di pazienza, ce l'ho, dovrei non averlo molto lontano. Il 6, può darsi che sia il 6. Articolo 6, vediamo. Sì, giusto, il punto 4 di palestra di città. Quando dite praticare una disciplina olimpica o paralimpica, per disciplina olimpica si intende che verrà praticata come sport successivo, come sport ufficiale alle successive Olimpiadi o paralimpiadi. Cioè, se scrivete paralimpica, se aggiungete paralimpica, dovete essere conseguenti sull'intero concetto. Quindi su questo, ripeto, invito a una modifica. Poi
uso dei locali, eccetera. Dopo ci sono tutte le altre considerazioni che qualche, cioè che hanno più di un merito, fatte dalla consigliera Tardi, rispetto alla questione degli orari e quindi alla loro dimensione, visto che si è scelto di metterli, al tema insomma delle conseguenze che alcune scelte un po' forti hanno o avranno in casi di richieste di concessioni, ma ripeto, possiamo parlare del miglior miglioramento possibile di un regolamento che inevitabilmente scontenterà sempre qualcuno, questo lo comprendo perfettamente, ma qui prima di tutto, e forse mi verrebbe da chiedere anche prima che tutti avessero la parola, sarebbe il caso che l'assessore o il dirigente ci dicessero nella loro supposizione intendono farlo diventare esecutivo, perché la piega secondo me delle nostre considerazioni pomeridiane cambia molto a seconda di questa risposta, a mio avviso. Grazie. Grazie. A questo punto chiedo all'assessore se vuole inserirsi prima di dare parola ad altri nella risposta. Presidente, se vuole che... oppure aspettiamo gli altri... No, più che altro, come ha chiesto Ancarani, a questo punto a dirci quantomeno l'esecutività di questo regolamento quando deve entrare in vigore. Allora, è chiaro che, mi sembra giusto insomma la domanda che ha fatto sia la Presidente che Ancarani, questo è un regolamento che partirà chiaramente con il bando di assegnazione a partire dalla stagione 2021-2022, quindi sulla stagione sportiva invernale. Voi sapete che il bando si fa ogni due anni e si sarebbe dovuto fare la scorsa stagione, poi a causa del Covid abbiamo deciso di prorogare il bando vecchio e appunto di farlo quest'anno, cercando appunto di apportare questo tipo di modifiche. È chiaro che consigliere, come diceva prima Savini, la stagione estiva non era di fatto regolamentata, insomma non aveva, entra per la prima volta nel regolamento e noi riteniamo e rivendichiamo il fatto di regolamentarla, e quest'estate voi sapete che le società sportive hanno avuto un blocco insomma molto lungo, è evidente che insomma abbiamo fatto un avviso pubblico comunque per quello che riguarda l'assegnazione del periodo estivo, perché sapete che le richieste da questo punto di vista sono tante. Guardi, proprio oggi ne abbiamo affrontato, insomma, se mettiamo qui tante società sportive che vengono qui a parlare, ognuno dirà la sua esigenza e non sono d'accordo l'uno con l'altro, quindi che è uno dei temi che ci porta anche a scegliere dei criteri, perché ha detto bene, non confondiamo l'ammissibilità al piano con criteri, lei consigliera, presidente o consigliera come vuole che lo chiami, se no si arrabbia, non lo so, Tardi, ha illustrato una serie di cose, ma molte di quelle cose che lei ha detto sono criteri che si utilizzano nel caso di sovrapposizione degli stessi orari, non vale per tutto il regolamento, sono sovrapposizioni, quando ti trovi, capita, è capitato, pensate che in passato si faceva addirittura il sorteggio. Noi vogliamo evitare e vogliamo darci un criterio di assegnazione quando ci troviamo di fronte a casi di sovrapposizione. Molte di quelle cose che lei ha detto sono, poi siamo qui per discuterne, si possono fare delle modifiche, avete posto il tema dell'orario, è un tema che si può ragionare, insomma siamo aperti alla discussione e tutto, ma quello che le voglio e secondo me può essere utile anche al proseguo della discussione, che molti di queste cose che lei ha elencato sono criteri che si utilizzano nel caso appunto di sovrapposizione per quello che riguarda gli orari, perché insomma non tutti, molto spesso ci troviamo in questa condizione, abbiamo trovato l'accordo grazie alla disponibilità di varie società sportive, quando non si trovava l'accordo si andava anche a sorteggio, in passato noi ci siamo fatto il criterio per cercare di fare delle scelte che bisogna fare chiaramente, molte sul tema del decentramento che lei stessa ha messo consigliera, che c'è
capisce la ratio. Anche lì, insomma, ci sono temi importanti di territorialità, insomma, perché è evidente che alcune società sportive, insomma, devono ritagliarsi uno spazio nel territorio dove magari i bambini escono da scuola a un certo orario e possono fare attività sportiva solamente nel territorio in cui abitano. Quindi è questo un po' che ha spinto il tema. Poi dopo chiederò all'ingegner Savini o alla Bellini di spiegare punto per punto le domande che avete fatto anche dal punto di vista tecnico, tenendo conto su quello che dice Minzoni. Anche Rani, si può seguire il consiglio di anche Rani, però voglio dire, non era l'associazione sportiva, l'associazione è l'associazione sportiva, insomma, è una cosa che abbiamo aggiunto, quindi possiamo mettere ASD, SSD, se si tratta di cambiare le parole le cambiamo, quindi non c'è nessun problema da questo punto di vista. Sono per accogliere, già da ora, Presidente, in commissione, l'emendamento di Manzoli, che mi sembra un emendamento corretto. Il comune, poi vedo qui la mano Benelli che ha partecipato con me a una serie di iniziative su questo tema, non solo ha adottato la carta Olimpia, ma ne sta lavorando anche insieme appunto agli enti di promozione sportiva, il CONI, per poterne fare anche una comunale. Quindi mi sembra di poter dire che è un emendamento accoglibile fin da subito, da poter inserire nel regolamento. Non so se vuole lasciare anche qualche risposta a Savini o alla Bellini, però insomma. Io, assessore, visto che sono di colpevole, io non ho capito se questo regolamento, quando entra in vigore, e dove sta scritto nella delibera o nel regolamento, e non ho capito perché lei abbia parlato di avviso pubblico sull'estate, se, come sembrava nella sua prima frase, il regolamento dovrà entrare in vigore con il nuovo, tra virgolette, anno scolastico. Scusi, ma era l'unico motivo per cui lei è stato fatto intervenire ora, e io non ho capito la risposta a questa domanda. L'avviso, il regolamento, così come lo prendiamo a provare, entra in vigore con la stagione 2021-2022. Ed è scritto da qualche parte nella delibera, perché io non l'ho trovato. Scusi, ma secondo me è molto importante. Entra con col bando che verrà indetto per la stagione invernale. Entra con il bando. Cioè, lo scorso bando, quello di 3 anni fa, di 4 anni fa, fu fatto con il regolamento vecchio. Questo nuovo bando verrà fatto con questo regolamento. Non c'è scritto in delibera, ma è una cosa naturale, mi viene da dire. Per quello che riguarda il bando, l'avviso, il piccolo avviso semplificato di cui poi parlava la Tardi, è dovuto al fatto che voi capite che dopo 2 anni che le società sportive, molte sono chiuse o hanno fatto attività con i singhiozzi, le richieste sono tante, è una sorta di semplificazione rispetto a quello che è poi sarà con l'entrata in vigore di questo regolamento, di cercare un po' di regolamentare un po' anche questo di quest'estate. Ma il nuovo bando, cioè il nuovo regolamento, così come quello che sto chiedendo di discutere, di andare a provare il Consiglio Comunale, va legato al nuovo bando, tant'è vero che, ripeto, lo scorso anno non fu fatto il bando, fu prorogato, e quest'anno si fa il bando allegandolo al nuovo regolamento. Non c'è scritto nella delibera, ma direi che è quasi naturale. Poi dopo non va scritto, però è la mia può essere anche scritto, adesso possiamo anche aggiungerlo, anche se l'assessore l'ha già accolto, comunque, di mettere al voto l'emendamento Manzoli, perché non è detto che tutti lo condividano. Chiaro, consigliere. Io ho detto che dal mio punto di vista può essere accoglibile, insomma, tutto qui. Poi dopo lascio la parola ai consiglieri. Ok, quindi, se ho ben inteso, regolamento che vale, diciamo, per l'inverno prossimo, ma avviso semplificato per quest'estate, che va a regolamentare quest'estate. Esatto. Però estate che è già iniziata. Vabbè, per me siete un po' all'ultimo minuto, signori, ve lo dico, potevate farlo tipo ad aprile, se pensavate di regolamentare l'estate, perché il Covid non c'era 2 mesi, cioè il Covid c'è da 1 anno e mezzo, quindi se pensate che le richieste siano tante, potevate pensarci ad aprile, no? A giugno, però, a fare l'avviso anche se semplificato. Questa è la mia opinione. Non si preoccupi che abbiamo trovato soluzioni per tutti, anche per chi è qui presente. Quindi... No, ma non è questione... Cioè, assessore, il punto è, non è che io sono qui a preoccuparmi perché non ho niente da fare. E io sono anche molto contenta del fatto che voi abbiate trovato soluzioni per tutti, e ci mancherebbe, fra virgolette, anche perché, scusate, ma è anche comunque il vostro mestiere. Però... Cioè.
Il punto è che arrivare al 7 di giugno e parlare di un avviso semplificato di regolamentazione di un qualcosa che deve avvenire in estate con le scuole che sono finite 3 giorni fa, cioè, mi lasci dire che comunque siamo un pochino, come dire, in extremis, che una cosa che dovrebbe regolamentare magari cioè un'organizzazione così complessa come le palestre, che comunque non è un giochino, immagino non sia nemmeno semplice incastrare tutto e tutti, le esigenze di tutti, sicuramente, certo, a maggior certo. ragione mi aspetto che un ufficio tecnico preposto lavori con una certa organizzazione e con un minimo di anticipo, perché l'estate che inizia alla fine delle scuole lo sappiamo dai tempi di Gesù Cristo all'anno zero, che alla fine a giugno inizia l'estate e finisce a settembre, quindi non capisco come sia possibile arrivare a giugno o fine maggio a ricordarci che forse è il caso che essendo il Covid ormai speriamo, faccia le corna addirittura d'arrivo e le società a singhiozzi adesso hanno tante esigenze, non capisco come sia possibile che vi siate ridotti all'ultimo momento a fare questa cosa, ma ripeto, è una mia opinione da persona non tecnica. Procedo a dare le parole ai prenotati. Francesconi. Grazie. Allora, parlo in qualità di capogruppo del Partito Repubblicano, non di presidente, anche se appunto presiedo la SEI. Allora, diamo per scontato, Presidente Sam, che sono partiti con largo anticipo, cioè quest'estate non se ne parla neanche di attuare questo regolamento, ma io cioè anche perché non credo che la gente possa pensare di rivoluzionare le sue organizzazioni di campus piuttosto che di attività eccetera eccetera, quindi diamo per scontato che Fagnani è in largo anticipo, perché questo è un regolamento che potrebbe essere anche votato in consiglio comunale a ottobre, io la vedo così. Perché detto questo, io ho delle perplessità ma a partire da una visione che non è tanto tecnica ma più politica, però per farmi e darmi una linea politica io devo avere dei dati che sono dati tecnici prima di esprimermi. Allora, un dato sicuramente che anch'io rispetto a quelli che mi hanno preceduto condivido è il fatto che da un lato cerchiamo di incentivare le attività turistico, di promozione turistica del territorio, dall'altro nelle attività estive diciamo che non può essere fatta l'articolo 5, quello che poi citava anche la consigliera Tardi, domanda prima con un anticipo non superiore ai 30 giorni. Ha bisogno che ci decidiamo, cioè appunto questa è proprio una diversa visione della politica, perché se la politica è quella della promozione turistica del territorio e dobbiamo mettere alle associazioni, società che Dio si voglia, delle strutture, molto spesso anche solo per farvi un'idea, per darvi un'idea banale, trattasi di un evento, cioè, normalmente gli eventi a grande rilevanza turistico-sportiva hanno dei siti dove l'aggiornamento dei luoghi va fatto ben prima di 30 giorni. Addirittura se si tratta di attività sportive ripetitive da un anno all'altro, lo sapete meglio di me, vanno addirittura quasi un anno prima specificati i luoghi e gli spazi, incluse le palestre. Questo lo dico perché degli eventi sportivi ne ho organizzati anch'io. Quindi questo è il primo paradosso che trovo. L'altra cosa che mi rende molto perplessa è, parlo di criteri di priorità. Allora, all'interno di un regolamento, prima di definire dei criteri di priorità, io troverei opportuno che mi si forniscano dei dati su quante sono le famose sovrapposizioni che citava l'assessore e chi riguardano, che hanno riguardato in questi anni, sia che si tratti del Forese, sia che si tratti delle palestre, delle scuole della città. Nel senso che qui il criterio di priorità che si è utilizzato è chiaramente quello delle attività maggiormente consolidate anche a livello agonistico.
Allora io prima chito direi, beh, allora cosa mettiamo in secondo piano? Tutte quelle associazioni nascenti, giovani, magari anche più portatrici di novità all'interno del territorio e magari anche più bisogno di sostegno da un punto di vista logistico, economico, e invece andiamo a perpetrare la disponibilità dei servizi a quelle più consolidate, più radicate, con un numero più alto di iscritto, con un numero più alto di competitivi. Non dico che io troverei più giusto il criterio del sorteggio come era prima, ma a questo punto non so neanche dire se questo è il criterio più giusto o meno giusto, perché vorrei capire, visto che non la conosco, perché sono dati tecnici, vorrei capire dall'ufficio tecnico quali sovrapposizioni normalmente si creano, che tipo di associazioni è successo che si accavallassero l'una sull'altra, perché se no mi viene da pensare che qui stoppiamo lo sviluppo delle nuove attività o di nuove società sportive, che non è che nascono dal nulla già con un numero di competitivi, un numero di 3.000 tesserati, eccetera, eccetera. Quindi, il criterio di priorità va condivisa alla base una scelta politica che va fatta alla luce della conoscenza dei dati di quello che è accaduto con il vecchio regolamento fino ad oggi. Questa è la mia posizione come consigliera PRI. Adesso torno a farla presidente 6. Grazie Francesconi, prego Frati. Metto il microfono, quello col braccetto, perché sennò so che si sente male. Grazie Presidente, spero mi si senta. Volevo intanto fare una precisazione, purtroppo mi è saltata la connessione proprio mentre parlava l'assessore Fagnani, quindi potrei magari dire qualche cosa che è già stato... Non sento nulla, pochissimo. Si sente? Scusate. Io sento perfettamente, quindi sentite? Io sento bene, non so. Io sì, per benissimo, però non so gli altri, anche di Staso vedo che fa il pollicione. Posso provare ad avvicinare ulteriormente? Molto meglio, così molto meglio. Ok, ottimo. No, precisavo solo che mi è saltata la connessione mentre parlava l'assessore Fagnani, quindi potrei aver perso alcuni punti magari da lui già affrontati. Io in realtà, senza voler girare troppo attorno e fare troppi preamboli, avevo la necessità da parte del nostro gruppo di affrontare alcuni punti, più che altro per avere, insomma, in termini di osservazioni e richieste, insomma, di fare un approfondimento al riguardo. Parlava anche prima, insomma, è già stato trattato il punto relativo alle priorità. Mi riferisco in particolare all'articolo 6 bis, dove nella parte, come citava appunto in precedenza anche la Presidente Tardi, mi pare, dove si fa riferimento alle fasce orarie. La preoccupazione nostra è che sia corretto, anzi correttissimo, individuare una precedenza per l'attività sportiva giovanile al pomeriggio. La preoccupazione è che, precisando in termini di regolamento che invece dopo le ore 20 la priorità non è diciamo libera, ma è proprio da riservare agli adulti, questo possa andare a discapito delle attività sportive invece rivolte ai giovani. Quindi, ammesso che è giustamente la consigliera Francesconi su questo chiedeva magari di avere qualche dato in più anche per valutare quanto possono, in che termini possono esserci sovrapposizioni, eccetera. Però al di là che possono essere tante o poche le sovrapposizioni e le richieste doppie o multiple, insomma, di orari, ritengo che sarebbe più opportuno, come dire, preservare sempre la possibilità alle attività sportive giovanili di avere uno spazio
anche in orario serale, qualora ne avessero necessità, perché magari comunque il pomeriggio è stato completamente impegnato. In ordine di priorità, mi verrebbe da dire che sarebbe preferibile premiare degli under 20 che devono fare un'attività anche occasionalmente, però serale, perché non hanno trovato spazio al pomeriggio, piuttosto che garantire la priorità a degli amatori che potrebbero anche, diciamo, organizzarsi diversamente. Insomma, nel senso che dare la priorità agli adulti la sera mi sembra che vada a precludere appunto la possibilità di fare una valutazione anche a vantaggio dei giovani. Quindi, in sostanza, mentre al pomeriggio è sicuramente giusto e corretto dare una priorità ai giovani, per l'orario serale noi saremmo piuttosto per tenere aperto il regolamento e non vincolarsi con una priorità obbligata per gli adulti. E un altro aspetto che secondo me andrebbe un po' chiarito è abbastanza delicato, ed è quello invece che viene trattato, se non erro, all'articolo 16, cioè le modalità di pagamento. Allora, premesso che è assolutamente doveroso garantire e impegnarsi affinché le società provvedano a pagare con regolarità. Dobbiamo, secondo me, anche tenere conto però che parliamo di un mondo di associazionismo, di associazioni sportive, di volontariato che fanno soprattutto un servizio per la collettività. E può succedere, secondo me, come per esempio è accaduto in questo periodo segnato dal Covid, che possono esserci delle difficoltà anche temporanee nel regolare pagamento. Qui non vorrei che l'articolo, così come è stato concepito, risultasse troppo stringente nella sua applicazione. Quindi va benissimo il fatto che in caso di mancato e reiterato mancato pagamento si proceda alla revoca dell'orario assegnato, ma prevedere comunque che si vada da dire alle vie legali con il recupero del credito e l'applicazione degli interessi di mora anche ad associazioni che comunque non lo fanno per lucro, lo fanno, ripeto, per soprattutto dare un servizio alla collettività, ai ragazzi e ai giovani, prevedere dopo soli 20 giorni l'obbligo, perché a questo punto io provo a mettermi nei panni di un dirigente, un funzionario, un istruttore del comune, che di fronte a un articolo così chiaro e netto non potrebbe avere margini di come dire, flessibilità nell'attuare anche banalmente un comportamento di buon senso e di elasticità nei confronti dell'associazionismo sportivo. Così come è messo, mi verrebbe da dire che imporrebbe al Comune comunque di procedere in ogni caso, allo scadere dei 20 giorni, con l'applicazione degli interessi di mora, con stringenti procedure da un punto di vista legale per il recupero dei crediti. Ripeto, non che sia sbagliato, cioè che non debba essere perseguito questo scopo, che per carità va a tutelare l'amministrazione comunale e di conseguenza va a tutelare, diciamo, l'interesse di tutti i cittadini che contribuiscono al funzionamento dell'amministrazione comunale. Però ecco,
secondo me rischia, così come è messo, di costringerci a non avere quei margini di flessibilità e di buonsenso che talvolta, trattando col mondo del volontariato, potrebbero avere comunque avere necessità di essere applicati. Ecco, nel senso, su questo chiedo il chiarimento, per quanto mi riguarda, se questa parte, cioè se si arrivasse solo fino alla revoca dell'orario assegnato e si togliesse la parte successiva, mi viene da dire che nulla vieterebbe poi di procedere eventualmente anche in tal senso con le vie legali, con l'applicazione degli interessi. Mentre scrivendolo non c'è quel secondo me necessario margine di buonsenso che potrebbe essere necessario. L'ultimo aspetto, invece, ritorno all'articolo 6 bis, cioè quello delle priorità, o addirittura il 6, un attimo, che ci guardo, no, è sempre il 6 bis. E anche qui è più una richiesta solo di chiarimento che non altro. All'ultima lettera, la lettera C, si parla testualmente di tutte le altre attività attinenti al raggiungimento del fine del benessere psicofisico in generale, ovvero senza limiti di età, categorie fragili, eccetera. Quindi poi vengono anche portati degli esempi attinenti alla sfera del fitness, la danza, le discipline orientali, ginnastica posturale, eccetera. Queste sono attività che finora vengono, almeno spesso, vengono svolte anche nelle sale civiche che il comune mette a disposizione nelle proprie sedi decentrate, ad esempio, e che si prestano per fare questo tipo di attività e che sono molto diffuse anche nel Forese, e sfruttando questi spazi diciamo non si va a richiedere ulteriori ore alle palestre dove invece si svolge l'attività sportiva in senso stretto. Ecco, la preoccupazione non è ovviamente per voler negare a queste attività l'accesso alle palestre, però il timore è che poi si possa produrre una sorta di ingolfamento nelle richieste delle palestre, che comunque sono una risorsa limitata, quando invece ci sono altri spazi, come appunto le sale civiche, che possono, penso ad esempio alla ginnastica posturale o allo yoga o ad altro, possono comunque soddisfare appieno i requisiti per svolgere questo tipo di attività, senza quindi andare ad occupare gli spazi, le palestre strettamente dedicati all'attività sportiva in senso un po' più stretto. Ecco, questo era un attimo il senso dell'osservazione. Poi ripeto, sono tutte e tre osservazioni insomma, sulle quali magari se l'assessore vuole anche, o i tecnici, dare qualche chiarimento, possono diciamo avere una loro conclusione già in un chiarimento stesso, ecco, appunto. Quindi questo è tutto per il momento, quindi grazie Presidente. Grazie Perini. Sì, io intanto saluto il Presidente Tardi, la Presidente Francesconi, permettetemi di salutare anche i colleghi, gli esperti. E ho visto un'icona dello sport, Ravennate, voglio salutare anche con emozione anche Manuela Benelli, che indubbiamente è una delle sportive più conosciute e ha portato nella nostra città tanti onori. Ecco, io partirei proprio dall'esperienza di Manuela Benelli, perché se è vero che il mito della Teodora, che ancora ha dei record imbattuti,
è partito da una palestra e grazie a un insegnante di ginnastica, io credo che oggi stiamo discutendo di un argomento talmente delicato. Io sposo in pieno quello che ha detto il collega Fratti e quello che ha detto anche la collega Francesconi. Io a questo punto non so se è così urgente portarlo subito in consiglio comunale, eventualmente, non lo so, dato che l'argomento è estremamente, ripeto, importante. Ah, voglio salutare anche, permettetemi, il consigliere nazionale degli sport paraolimpici, che è l'amico Alberto Ancarani. Quindi, insomma, abbiamo al di là, insomma, di alcuni consiglieri anche delle eccellenze nel campo sportivo. Mi trovo perfettamente d'accordo con quello che diceva il consigliere Fratti e la consigliera Francesconi. A questo punto, questo regolamento, se andrà indubbiamente rivisto, se non è così urgente, potrebbe essere il futuro consiglio comunale, i futuri colleghi che entreranno, avranno l'onore di entrare nel prossimo consesso comunale, eventualmente a lavorarci e vedere come ristrutturare o strutturare dei beni che sono beni comunali, che appartengono ai cittadini. Io adesso qui non c'è, non so, Roberto, assessore Fagnani, non so se è collegato perché non lo vedo in video, immagino che siano d'accordo tutte le associazioni che sono dei volontari, che lavorano nel settore dello sport. Mi auguro che ci sia il consenso da parte di tutte le associazioni. Dispiace vedere che non si parla di disabilità. Io adesso non so se qui le palestre potranno essere, io ricordo, Manuela, mi permetto di darti del tu, tu sei stata una, diciamo, ricordo la pallavolo dei ragazzi down, tu ti ricordi, dell'associazione AIAS, appunto una squadra di pallavolo formata da ragazzi down. Non so, ma se qui ci sono, non so, io qui non riesco a vedere, non si parla di, per esempio, destinare l'uso di palestre in una fascia oraria mattutina a favore dei disabili. Non so se è già inserito, se non, le palestre lo so che sono a disposizione degli istituti scolastici, ma però certe, diciamo, attività nei confronti dei disabili, bene diceva Fratti, si possono anche utilizzare gli spazi del decentramento, però insomma, bisogna pensare anche a quei cittadini che hanno disabilità, che possono essere anche delle persone anziane, che amano stare insieme, socializzare attraverso il movimento. Io ritengo che questo regolamento sia fondamentale, piuttosto di non avere l'unanimità anche da parte delle associazioni, e qui non lo so se c'è unanimità, io questo non l'ho capito, è preferibile aspettare qualche mese in modo tale da trovare unanimità da parte dei volontari delle associazioni, da parte anche della politica e anche dei tecnici, naturalmente. Noi tutti sappiamo che il disagio più grande dopo il Covid lo affronteranno i giovani. E quindi lo sport e la musica saranno due perni, due colonne su cui poggiare, diciamo, una specie di rinascita per quanto riguarda la socializzazione, per quanto riguarda il disagio giovanile. Stare lontano dalle scuole 2 anni, non incontrare più gli amici, non incontrare più gli insegnanti, per i giovani sarà una cosa dura. Io ritengo che serva un regolamento snello. Ricordo ancora lo sport paralimpico, che qui non viene menzionato comunque. Mi trovo d'accordo, ripeto, con Frati sull'articolo 6 bis, sono perfettamente d'accordo con lui. Mi trovo d'accordo con lui sul mancato pagamento, su Via, sono associazioni di volontariato. Se dopo 20 giorni uno, allora a quel punto nessuno farà più dirigente sportivo, nessuno si prenderà più
l'incombenza di portare giovani, ma non solo giovani, in una palestra, perché qui se quello che leggo nell'argomento rischia improprio, se eventualmente per 20 o 30 euro, quindi questo mi sembra una cosa, questo va tolto, va trovato un modo diverso naturalmente di dare una mano naturalmente al volontariato e al volontariato sportivo. Quindi io sono abbastanza perplesso, sono sincero, può essere questo un primo incontro. Io adesso non so se l'assessore lo vorrà portare, non ho capito quando, in consiglio comunale. Io aspetterei, non so poi se ci sono già dei tempi tecnici, io mi inchino davanti ai tempi tecnici, però non lo so. Intanto chiedo, uno, se c'è unanimità da parte anche delle associazioni sportive, immagino siano state contattate, immagino ci siano state delle riunioni, immagino ci siano stati degli incontri, se c'è unanimità da parte delle associazioni sportive su questo regolamento, se il regolamento è stato approvato anche da loro, già questo per me sarebbe una certezza. E poi, voglio dire, facciamo anche un'altra commissione, vediamo un attimo, però io non vedo tutta sta fretta, come diceva giustamente la Presidente Francesconi. Grazie, ha chiesto di intervenire Manu Benelli. Buonasera a tutti, grazie Presidente, buonasera, grazie di avermi invitato a questa riunione che credo da esperta possa riguardare non solo me ovviamente, ma tutto quello che rappresento, cioè le associazioni sportive sono dilettantistiche, perché lo Stato ancora non ci riconosce e la riforma del lavoro sportivo è stata slittata ancora di 2 anni, ma in realtà è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, per tanti di noi è un lavoro. Quindi quando parlate di volontariato, molta attenzione, perché sì, c'è del volontariato, ma lo sport, che sia uno sport strutturato, non è più così tanto volontariato, ma è un vero e proprio lavoro per chi ci lavora, ma non solo, per tutto quello che fa girare lo sport. Parto da questa premessa perché intanto credo che debba essere differenziato il discorso regolamento da approvare per l'anno prossimo, come ha sottolineato l'assessore Fagnani, e invece il bando, questo bando breve, non so come l'avete chiamato, semplificato, per l'estate, perché forse nessuno di voi lo sa, ma noi società è già arrivato, quindi non vedo perché vi chiedete quando andrà in vigore, visto che a noi è già arrivato e a noi è già stato chiesto di rispondere. Quindi certo, i tempi mi fanno molto sorridere, perché io l'unica cosa che penso che debba fare ed essere lo sport è quello di essere trattato come un'azienda. Io credo che nessuno dei presenti si fosse minimamente degnato di andare a chiedere alla Confesercenti e alle proprie aziende di mettere un nuovo regolamento a una settimana dall'inizio dell'attività estiva. Cioè, alla Confesercenti credo che nessuno volesse andare a dire questa cosa qui, però alle società sportive sì. Questa cosa è chiaro, cioè a me lascia veramente assolutamente perplessa, perché mi si parla di Covid e di difficoltà che hanno avuto le società. Ok, quanti di voi sanno, mi chiedo, che tutti i campionati giovanili sono stati prorogati fino a fine luglio e che le palestre c'è arrivata nella mail, c'è scritto che ci tolgono al 15 di giugno? Io ho delle partite under 13, under 15 al 22 di giugno. Cosa devo fare? Quindi questo è causa Covid. Ma quanti lo sanno? Io è questo che continuo a chiedermi. Ovviamente io non gioco da sola, quindi la problematica non è la mia, la problematica è di una categoria. Quindi io mi chiedo,
Io personalmente, ma credo che chiunque abbia e viva la propria società sportiva come un'azienda, perché così per tanti di noi, credetemi, è e dovrebbe essere. Io, per esempio, l'attività estiva la decido a gennaio e nei regolamenti leggo che non si possono chiedere le palestre con largo anticipo. Ma stiamo scherzando? E quando dovrei chiederle? A una settimana? Dall'inizio di tutto quanto? Si parla di turismo. L'attività che si mette in moto non muove solo la palla per giocare a pallavolo, a calcio, a basket. L'attività che si mette in moto muove centinaia di famiglie che si muovono da tutta Italia, muovono gli interessi dei nostri lidi, perché alberghi, gelaterie, stabilimenti balneari e qualsiasi cosa ci volete mettere dentro, vengono coinvolti nelle nostre attività. E come se vengono coinvolti? Quindi io chiedo semplicemente questo, di essere trattata, e non io, che le società sportive vengano trattate come delle aziende, cosa che non è assolutamente, che nessuno fa, perché è veramente, scusate, ridicola questa cosa che al quanti ne abbiamo oggi, 5, 6, 7 di giugno ancora si debba decidere per quello che succederà fra 10 giorni. Io credo che in nessun campo uno possa lavorare in questa maniera, in nessun campo. E questo è quello che riguarda il discorso dell'estate, che ripeto, mi fa molto strano che voi vi chiediate quando deve andare in vigore, visto che a noi a tutti gli effetti è già in vigore. Quindi non so perché. Bene, detto questo, premetto solo un punto di vista su quello che riguarda il nuovo regolamento. Io credo che, come ha detto l'assessore Fagnani, sia giustissimo che ci voglia un regolamento nuovo, perché datato, perché non più, secondo me, che salvaguardava le esigenze delle società e delle nuove società e del nuovo modo di fare sport. Io però ci sono solo due cose. Una è mi permetto, una piccola proposta, ripeto, da esperta, e l'altra è una considerazione. Tornando sempre al discorso dell'azienda, sul discorso, per esempio, della presa in gestione della palestra da parte delle società, è secondo me una cosa molto positiva per chiunque, perché vorrebbe dire per una società poter investire. Per ogni società può essere un investimento sulla struttura, sulle attrezzature, su tante cose. Basterebbe che nel regolamento che voi state per approvare si mettesse che nella gestione della palestra la società che prende in gestione la palestra ha l'obbligo di un 20%, 30%, questo lo deciderete voi, dare delle ore, ripeto, per il 20-30%, alle società che lo richiedono. Ma questo credo che sia normale. Io credo che nessuna società che non sia una società che fa della Serie A, ma da lì in giù, qualsiasi società di una palestra al 100% non ce ne fa niente, cioè nel senso che rimarrebbero degli spazi vuoti. Quindi mi sembra corretto anche che lo mettiate anche come obbligo, quello di poter dare eventualmente delle ore anche ad altri. Ma tutto questo non può essere per solo 2 anni. È vero, il bando dura 2 anni, ma io penso che un'eventuale gestione della palestra debba essere almeno di un doppio mandato, perché se uno investe in un'attività, 2 anni non bastano neanche per rientrare delle proprie spese. Torniamo sempre al discorso dell'azienda, perché io continuo a vedere lo sport e le società sportive come delle piccole aziende, perché mi piace e pensare che possano essere così. Quindi io su questo credo che, insomma, ci sia si possa discutere. Ecco.
L'altra cosa che mi è balzata all'occhio e mi sembra un po' un controsenso è si parla di gestione, insomma, che possono richiedere le palestre, questo lo sanno bene perché è un punto sul quale io ho spesso discusso, la richiesta uno dei criteri per richiedere le palestre è quello di fare l'attività agonistica in palestra, però poi si mette che il sabato e la domenica va chiesto un'ulteriore richiesta della palestra, cioè deve essere richiesta a parte. Ma scusate, se io ho il criterio di chiedere la palestra, che vuol dire che la mia attività agonistica in palestra, cioè 9 volte su 10 l'attività agonistica, cioè nel senso la partita piuttosto che l'evento, è o di sabato o di domenica. Perché devo richiedere ulteriormente il sabato e domenica? Non solo, ma nel momento in cui ho eventualmente a disposizione uno spazio palestre, magari il sabato la domenica coinvolgo vari gruppi, che dal gruppi per esempio parolimpici o di disabili o altro, o dei bambini. Cioè la palestra deve diventare, io dico sempre ai miei ragazzi e ve lo condivido questa cosa, cioè noi in palestra siamo diventati il nuovo oratorio, perché i bambini all'oratorio non ci vanno più. Dove vanno? Vanno in palestra. Il mio sogno, sapete qual è? Quello di avere, cioè di poter vedere le palestre aperte sempre come negli oratori, dove i bambini vanno e giocano senza aver bisogno, bambini, dai bambini agli adulti, perché anche gli adulti vanno a giocare e grazie a Dio, però ci sono troppe limitazioni e non ci sono limitazioni invece nelle cose sensate. Ripeto, questa richiesta del sabato e la domenica almeno 48 ore prima, tante volte non si hanno 48 ore per avere perché si è stata spostata una partita. Cioè sul campo ci sono alcune cose che sono difficili da gestire, veramente difficili, ripeto, non per me, per chiunque faccia sport a Ravenna. Quindi io ringrazio, ripeto, dell'opportunità di aver potuto dire la mia esperienza, non la mia idea, la mia esperienza. Ripeto, l'unica cosa che chiedo e che vi prego a questo punto di poter aprire i vostri orizzonti cercando di capire e di gestire e di vedere le società sportive come delle piccole aziende. Perché è così che devono essere viste, indipendentemente dalle entrate, indipendentemente dal discorso economico, anche, ma indipendentemente, ma nella gestione e nella progettualità. Mi viene da dire, stiamo andando a giocare alle Olimpiadi, nessuno degli atleti che sarà alle Olimpiadi ha programmato le Olimpiadi 10 giorni fa, nessuno. Sono almeno 4 anni che programmano le Olimpiadi, almeno. Quindi nello sport c'è una base che è progettazione, senza di quella non andiamo da nessuna parte. Vi ringrazio e scusate del tempo che vi ho perso. Grazie Berlicchi. Grazie Presidente. Beh, insomma, intervenire dopo l'intervento della Manuela Benelli, che quoto in tutto anche i punti e le virgole che ha messo, per me è difficile. Io uso solo una parola, onestamente, poi cerco di essere breve perché molte delle cose che sono state dette dai colleghi prima di me mi trovano d'accordo. E dico solo questo: il solito pasticcio. Cioè, questo regolamento in molte parti, in molti passaggi, sembra scritto da chi l'uso delle palestre non l'ha mai vissuto in prima persona, ma soprattutto da chi non ha ascoltato chi fa sport in palestra, perché la Manuela Benelli adesso, cioè da in pochi minuti, ha snocciolato una serie di esigenze che credo siano basilari per le società che si occupano di valorizzazione dello sport, soprattutto riferito ai ragazzi. Ha detto una cosa bellissima la Benelli, cioè le palestre sono i nuovi oratori, cioè lei sogna palestre aperte sostanzialmente H24, con le porte aperte e spalancate. Noi invece qui con questo regolamento
con questi passaggi del regolamento andiamo a mettere dei paletti ulteriori, cioè allontaniamo ancora di più i giovani dallo sport, li allontaniamo anche tramite il depauperamento, secondo me, delle società sportive, perché non sono tutte grandi società che hanno le spalle larghe, sponsor, milionari alle spalle o addirittura consorti, notizia di questa mattina, che quindi hanno i piedi ben piantati per terra e possono permettersi certi numeri che voi richiedete o certe condizioni che voi richiedete. Lo sport, soprattutto quello verso i giovani, dilettantistico, è fatto da piccole società che tutti i giorni si barcamenano. Diceva la Benelli, chiedo scusa Manuela se faccio sempre riferimento a te, però insomma i passaggi che tu prima hai fatto sono passaggi che secondo me oggi dovrebbero farci riflettere molto. Lo diceva molto bene prima, è vero che per la legge, per la normativa, le società dilettantistiche non sono sostanzialmente agenzie lavorative, ecco. Però è anche vero che chi si occupa di queste società le tiene vive e offre un'offerta sportiva ai ragazzi, lo fa per lavoro. Ed è giustissimo, è essenziale capire che queste società hanno bisogno di organizzarsi e di programmare per tempo. Non mi potete fare un bando temporaneo di assegnazione che scade il 10 giugno per l'estate. Cioè, me lo dovevate fare che scadeva al massimo ad aprile, ma a dir tanto. È fatto per tempo, non mandato 10 giorni prima alle società sportive. Tra l'altro noi oggi di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? No, perché uno è già stato mandato, il bando c'è già, per cui noi oggi stiamo parlando di quello che sarà il regolamento, capito? Però non può prescindere dal bando. Proprio perché l'anno scorso c'è stato il Covid e quindi il bando è slittato di un anno, avete avuto un anno di tempo per pensare a come farlo e comunicarlo per tempo, ma proprio per questo. E purtroppo noi lo vediamo oggi qui in commissione, ma lo vediamo tutte le volte che ci sediamo davanti a questo computer a fare consigli comunali e commissioni. Questa cosa del Covid sta diventando una scusa che francamente ha rotto le scatole, perdonatemi il termine, basta. È da un anno e mezzo che sentiamo, ah, c'è stato il Covid. Bene, nei mesi, nelle settimane in cui eravamo tutti chiusi in casa a fare smart working, non si poteva progettare il dopo Covid, ci ritroviamo adesso all'ultimo momento a dover progettare queste situazioni. Un'altra cosa che mi ha lasciato sbattezzata è sentire un assessore del comune di Ravenna che dice, a domanda risponde, sì è vero, non c'è scritto in delibera quando parte la validità di questo regolamento, ma non è necessario. Io ho sentito questo, ma come non è necessario? Ma certo che è necessario metterlo in delibera, ma certo che è necessario specificare quali sono le tempistiche che va a coprire questo nuovo regolamento. Io davvero sono allibita, spero di aver sentito male, spero veramente di aver sentito male. Concordo con quanto ha detto la Presidente Tardi nel suo intervento, tutte le obiezioni che lei ha mosso sono obiezioni che mi trovano assolutamente concordo. Scusate, sento sotto qualcosa che mi ritorna nel microfono. E, la territorialità, cioè andare una caratteristica di questo tipo, cioè che le società devono avere in maniera prevalente ragazzi che risiedono nel territorio di riferimento, ma come diceva prima la Tardi, se ho un paesino di 100 anime cosa faccio? Cioè, magari ho 350 iscritti però 250 vengono da fuori, io non rientro. Ma ne avete un'idea di quello che è il tessuto sportivo ravennate? No, chiedo. Perché dovreste fare questo dalla mattina fino alla sera nei vostri compiti, ma evidentemente non avete idea di quello che è il tessuto sportivo ravennate, tolto magari le società blasonate, le grandi società, quelle più conosciute, e che forse vi interessano di più, permettetemelo, semplicemente perché vi possono portare più consensi. Ma questo è scandaloso. Questo è scandaloso. Sulla pelle, state facendo questo, sulla pelle delle piccole società che di fatto sono quelle che portano avanti l'offerta sportiva per i ragazzi. E proprio perché in questo anno e mezzo c'è stato il Covid, c'è ancora il Covid, e molti ragazzi, andiamo a vedere le statistiche, le percentuali di abbandono dei ragazzi non solo verso la scuola, ma anche verso lo sport, ci sono percentuali veramente eclatanti, ma proprio perché dobbiamo arginare questo fenomeno, dobbiamo aprire ancora di più lo sport territoriale ai ragazzi, dare un'offerta più composita, un'offerta che, come diceva la Manuela Benelli, tenga aperte le porte delle palestre più possibile. Ma come è possibile che voi andiate a mettere in un regolamento che non si può chiedere l'uso della palestra con largo anticipo? Ma ci rendiamo conto? Mi sarei aspettata la cosa contraria.
cioè che almeno 60 giorni prima vada richiesta la palestra, almeno in alcuni casi, venite non con largo anticipo, e addirittura il sabato e la domenica me la dovete chiedere a parte, mi diceva prima la Benelli, ma spesso e volentieri le partite vengono fatte sabato e la domenica, non solo le partite, anche tutti quegli eventi sportivi della ginnastica, cioè, sono nel weekend. Quindi io te la devo, io società te la devo chiedere a parte, spero di aver capito male, spero veramente di aver capito male. Vado a chiudere sul discorso dell'amorosità. Io capisco che cosa intendeva il consigliere Frati quando, insomma, ha detto quello che ha detto, e se vogliamo in linea teorica mi può anche trovare d'accordo, ma purtroppo noi proprio in questo comune abbiamo un passato che ha addosso molto pesante su quello che è il reale controllo di quello che è l'amorosità delle società che hanno in uso le palestre e che per questo devono pagare un canone al comune, perché un anno e mezzo, due fa, fu proprio ad esempio la Pigna a scoperchiare una grave amorosità di Paolo, per la quale vi dico io sto ancora pagando le conseguenze, perché ovviamente c'è un dirigente che gira lungo e largo Ravenna parlando male di me. Ma questa società, proprio per la grave morosità, e non stiamo parlando di 20-30 euro, qualcuno prima diceva ma qui dopo le società rischiano di perdere le ore per 20-30 euro, no no, lì parlavamo di migliaia e migliaia di euro, c'è una bella differenza, che vuol dire che per diverso tempo, per anni, non si era controllata la morosità di questa società, che quindi non aveva più diritto ad usufruire delle nostre palestre, poteva benissimo lasciare il suo monte ore ad altre società che invece erano lì, che aspettavano e che erano in regola con i pagamenti. Quindi nel momento in cui mi venite a dire che ci vuole una discrezionalità, cioè sì, pretendiamo che uno non sia amoroso, ma poi a discrezione valutiamo che andargli a chiedere soldi con l'interesse eccetera, mi dispiace, ma visto il precedente io non sono d'accordo. Io pretendo che ci sia un controllo serrato, proprio a tutela di tutte le società che invece sono in regola, perché è ora di farla finita con questa mentalità che tuteliamo quelli che sgarrano. Bisogna tutelare coloro i quali sono in regola, è ben diverso. Grazie. Grazie Verlicchi, prego Ancisi. Sì. No. Non riesco a parlare. Cos'hai fatto? Sei andato dal dentista? Non ho capito. No, non avevo la parola. Ah, no, prego, parola, prego, ti sentiamo. Esatto, è stata data. Ecco. Ma dopo l'intervento, la premessa di Daniele, non posso esimermi dal salutare con deferenza le autorità presidenziali oggi qui presenti, le nostre due presidentesse e presidente di qualcosa che ha molto a che fare con lo sport, e, anzi è nello sport. Non ti sentiamo più Alvaro. Mi sa che Alvaro lo abbiamo seccato così. Seccato. Sì, secondo me ha perso connessione. Io a questo punto do la parola a quello successivo, poi magari lo riprendiamo dopo. Panizza. Presidente, io devo dire che sono molto... L'ho ripresa, scusate. Ah. Ok, aspetta un attimo, allora a questo punto ripristiniamo, prego Alvaro. Serve, c'era. No, volevo salutare invece con, se possibile, con affetto Manu Benelli, perché nella mia mente l'associo sempre Sergio Guerra, che credo ci stia ascoltando, non, con interesse sicuramente, non so con quanta simpatia egli pure, ma comunque... La discussione è importante, però vorrei cercare di mettere un po' in ordine la discussione, se possibile. Io ho ascoltato molto, in maniera molto interessante. Alcune cose si applicano alle variazioni che sono state introdotte, molte cose, e queste meritano semmai di essere affrontate una per una,
magari attraverso sotto la forma di emendamenti. Invece quello che è il fenomeno della gestione delle palestre nel comune di Ravenna non è che sorge adesso, ecco. Era così anche prima e rimane così anche se noi rinviamo questa discussione. Certo, il primo che avrebbe piacere che si trasformasse in oratori è sottoscritto, che è cresciuto negli oratori. Ma arrivare a questo, una maggiore possibilità di accessibilità, di apertura, di spazi liberi in cui dai bambini agli adulti, il SEVE è scattato proprio, si è chiuso con uno scatto nel momento in cui Manu Benelli diceva che anche gli anziani, grazie a Dio, potevano fare queste attività e lì si è staccato. Generale, va rivisto da capo fondo e quindi non può essere oggetto della discussione di oggi, perché ancora di più, ma anche la discussione di oggi richiama prima di tutto la funzione della giunta municipale. Io non lo sento più, anche voi? Ok, Alvaro? Ecco, mi è tornato, non so, io non tocco niente. Si vede che la connessione... No, il server va adesso, sono connesso. Ecco, voglio dire, la giunta comunale, il problema di fare una riforma generale esiste, e Manu Benelli l'ha detto chiarissimamente e indiscutibilmente. Il problema, se fare adesso questa modifica o non farla, rinviarla e come farla, eccetera, eccetera, è la giunta che deve chiarire al suo interno, lo deve chiarire al suo interno e poi presentarcela non come proposta del singolo assessore, ma come proposta della giunta. Io la rinvierei, insomma, però, e questo non per difendere l'assessore che insomma non può rispondere, certo, di cose che erano già 10 anni prima che lui diventasse assessore e che comunque non attengono strettamente a quella che era la funzione del suo assessore. Su quando entra in funzione, devo dire che ha ragione l'assessore, perché entra in funzione non appena il Consiglio Comunale lo ha approvato, immediatamente, oppure nel corso del tempo, con l'immediata eseguibilità, oppure no. Quando sarà terminato il termine di pubblicazione dell'albo pretorio, ma si applica solo da quando verrà emesso il nuovo bando, perché c'è un articolo che dice che le domande possono essere presentate, mi pare che la domanda di concessione deve essere E Alvaro, noi continuiamo a sentirti a onde, ogni tanto sparisci per qualche secondo, ogni tanto riprendi voce ed è fatica anche seguire un discorso compiuto. Adesso ce l'ho ripreso. Devo dire, l'articolo 4 dice che le domande possono essere presentate entro la data fissata dal Comune, quindi alla prossima data fissata. Ecco, questo dovremmo forse stabilire, ma lo dovrà prima proporre unitariamente la Giunta.
Noi possiamo solo discutere questo regolamento nel tema in cui ci viene presentato. L'altra questione dell'interesse, delle more, se uno non paga, si potrà discutere dei 20 giorni, se applicare una mora o solo l'interesse, se passare 2 o 3 mesi, se fare 2 o 3 richiami, questo si può discutere. Però non che non si scriva niente, poi tanto poi se si vuole lo si applica, lo si mette in mora, si applica la procedura forzata, eccetera, eccetera. No, perché sennò una volta sì, una volta no. Cioè, chiariamoci bene, teniamo presente tutto, ma deve essere ben scritto, questo è chiaro. Dopodiché anche si sovrappongono i problemi delle associazioni, del volontariato, tutto quello che volete dire, e i problemi delle società, chiamiamole come vogliamo, società, che non è facile far convivere. Anche il discorso delle priorità in caso di parità. Io mi sono speso all'infinito su questo articolo ancora qualche anno fa, a proposito di divergenze interne al settore della box. È comunque un problema che va chiarito. Si potrà scegliere un altro ordine, privilegiare un altro criterio rispetto a quello di premiare chi ha più anzianità in quell'attività. Può discutere in concreto, ma capendo anche che poi qui si ammassano tante di quelle possibili interessi su quella palestra, su quello stesso orario, che nascono da attività radicalmente diverse. Io, Alvaro, non capisco se hai un'applicazione aperta che va in conflitto, ma sembra che te ne vai dalla stanza, poi torni, poi te ne vai, poi non si capisce niente di quello che stai dicendo, almeno io non capisco niente. E è fatica proprio seguire. Adesso, per esempio, io non ti sento, ti vedo ma non ti sento. Tutti non lo sentiamo. Ecco, non so cosa... va bene, a po'. Vabbè, baci, abbracci. Non so cosa dire, va bene, dopo. Va bene, allora a questo punto io andrei oltre e darei la parola a Panizza. Presidente, buongiorno. Ora, per tornare al discorso iniziato prima, sono perplesso e preoccupato. Perplesso per aver verificato una volta di più che è stato fatto un regolamento senza aver ascoltato e coinvolto tutte le società sportive. Qui sembra quasi che sia stato fatto solo un'indicazione di soltanto magari di una o di due con magari interessi convergenti. Cioè, un po' si ripercuote quello che è successo sul stesso discorso piscina e palazzetto, cioè, dove fondamentalmente è stato fatto un palazzetto dove non si sa ancora chi andrà dato la gestione, e le società sportive che adesso principalmente sono interessate nell'utilizzarlo non erano state coinvolte dall'inizio, ma soltanto in un secondo tempo, quando già il palazzo è stato deciso. Stesso discorso sul fatto della piscina, nel senso che ci sono società sportive che gestiscono gli spazi d'acqua, che fa sì che la redditività della piscina stessa sia compromessa e che quindi fondamentalmente sorgono strutture private, quando una comunale, che dovrebbe essere fruibile da tutti, sia dai più, diciamo, ambienti che a quelli meno, non viene concesso. In questo caso specifico qui, cioè, sembra quasi che soltanto città più strutturate possono avere diritto prioritario all'utilizzo delle palestre,
a discapito di altre. Non si spiega e non si capisce. Non si spiega e non si capisce. Cioè io sono tanti tali punti in discussione, e anche il fatto stesso che sembrava che non dovesse essere approvato subito, poi invece, come ha detto la Manu Benelli, in realtà sono state informate le società sportive che di fatto doveva essere quasi approvato subito. Cioè non si spiega questo ufficio, poi non so nelle persone di chi, eccetera, come lavori. Cioè, sta lavorando veramente male, non nell'interesse della comunità. Adesso mi chiedo se le palestre di tutte quante le scuole siano impegnate tutte le mattine con gli studenti e le varie classi, perché sarebbe veramente da ripensare addirittura a livello scolastico gli orari, per magari permettere di fare sport a tutti gli orari e riempire le palestre a tutte le ore, dalle 7 della mattina, per arte assurdo, fino alle 23 di sera, perché gli spazi sono pochi, i costi sono alti, quindi se c'è da ripensare addirittura anche l'orario scolastico, andrebbe ripensato anche l'orario scolastico, per assurdo. Non sto dicendo che sia fattibile, ma forse pensarci, provarci sì, perché lo sport deve essere lavorato di tutti, sia dei giovani, ma non neanche a livello prioritario, nel senso che fondamentalmente cioè, tutti i giovani dovrebbero farlo a livello agonistico, per la mia visione, ma addirittura dovrebbero fare sport tutte le persone di tutte le età, perché veramente il benessere, la salute primaria, la prevenzione parte da un tipo di vita più salutare e salubre, e va fatto incentivando le persone a fare sport. Quindi anche rendere complicato trovare le palestre per le persone di una certa età, gli adulti, a certi orari, si fa sì che poi anche questi qui non possono più fare attività sportiva, e sono quelle che forse magari hanno più problemi di obesità e magari di alimentazione scorretta. Quindi ripeto, il regolamento è stato fatto molto male in svariati punti. Soprattutto auspico che siano veramente che venga una proposta da parte delle società sportive, anche quelle diciamo minori. In questo caso Manu Benelli rappresenta un'eccellenza dello sport ravennate e anche un'eccellenza del training, perché sta facendo un'attività da tanti anni. Cioè, mi aspetto che siano loro a fare una proposta di regolamento, quantomeno delle valutazioni su questo qui, ed è su questo discutano insieme, perché quello che ho sentito è veramente preoccupante. Cioè, arrivare in discussione un regolamento con tanti tali criticità cioè, è veramente imbarazzante. Grazie. Grazie, giusto per amor di verità, per chiarire, il regolamento è stato dichiarato che andrà in vigore nella prossima stagione invernale 21-22, quindi mi viene da dire dal prossimo settembre. La questione tirata fuori anche da Manu Benelli, ma anche da me, del famoso avviso semplificato per il periodo estivo, è un avviso che proprio in attesa di questo regolamento è stato pubblicato in questi giorni con scadenza 10 giugno. Io mantengo comunque la mia opinione in merito, ma era giusto, Lele, per chiarirti la questione delle due cose, che erano due cose separate. Ha chiesto di intervenire Minzoni. No, secondo me aveva la mano alzata. Ah no. No, solamente l'alzo la mano, ma volevo dire, volevo chiedere due precisazioni ancora, anche perché ho fatto due domande, la risposta non mi è arrivata. La prima, Raul, perdonami, non ti è arrivata, perché non ho ancora dato la parola all'assessore. Arrivo. Volevo rafforzare il fatto che dopo, per non spiegarmi male. Allora, per quanto riguarda sempre l'articolo 1 che parlavo prima, il regolamento parla esclusivamente di palestre, siti locali scolastici di proprietà del comune. Quindi io avevo chiesto, le palestre che non sono scolastiche ma di proprietà del comune, come vengono regolamentate? Questo è il primo passaggio. L'altra cosa era riferito all'articolo 6, riferito a richiedenti, dovranno, è a metà del primo articolo 6 e parla di omologa di impianto. Io anche qui c'è un punto di domanda. Nel momento che, se leggo il periodo, i richiedenti dovranno precisare la tipologia delle attività in caso di partite o manifestazioni sportive
dovranno specificare qualora l'impianto sia omologato, se le stesse si svolgono in presenza di pubblico, eccetera, eccetera. Il problema, chi fa l'omologa e chi controlla l'omologa. Se l'omologa è di federazione o di un ente sportivo, anche qui, chi è che fa cosa e chi dice altro. L'altro passaggio era chi controlla poi che tutte queste attività vengono eseguite come noi ci premuriamo che possono essere eseguite, nel senso che se dopo fate il regolamento questa situazione qui. Quindi chi è che controlla che queste cose vengono esattamente come abbiamo messo nel regolamento? L'ente di controllo. L'altro passaggio è che, adesso vado meno sul tecnico, ma meno sul politico, giustamente sono d'accordo in parte di quello che ha detto l'esperta Benelli, anche perché ricordo che non tutte le società sono aziende, anche se si cercano di strutturare quanto tale, esistono ancora delle società sportive o SD veramente di volontariato, e addirittura bene, abbiamo anche una società sportiva sociale, una SD sociale, che fa sport da più di 40 anni, quindi cioè, ci sono dei mondi diversi che fanno parte di questo ambito e anche all'interno di questo regolamento. Aggiungo anche, logicamente, che io sono molto vicino all'intervento della consigliera Francesconi, o quelli che più o meno hanno prospettato il fatto che si potrebbe prorogare questo regolamento un po' più avanti, magari entrare nel merito con un'altra commissione o dare dei tempi più certi per, diciamo così, chiudere al massimo delle aspettative questo regolamento. Grazie. Io volevo solo capire dal consigliere Minzoni il riferimento all'articolo 6 dell'omologa di cui parlava, dove lo vedeva, perché io non sono riuscita a seguire. Io stavo guardando il comparato, come fa. Esatto, se hai il comparato, okay. Sei alla pagina 4, verso in fondo sulla destra, c'è la parte dei richiedenti che dovranno, insomma, per le omologhe. C'è un trafiletto da destra. Scusate, è l'articolo 5. Ah, ok. Ha ragione te. È un solare. Sono d'accordissimo. Grazie. Va bene. Mi sono perso una. Ok, ha ragione te. Perfetto, no, va bene. Era niente. Io ho finito gli interventi, a questo punto tiro una riga e restituisco parola all'assessore ai relativi tecnici, a questo punto per una serie di considerazioni generali. Sì, grazie Presidente. Poi vorrei veramente che intervenisse anche la Barbara con un po' di numeri, perché insomma bisogna anche snocciolare quelle che sono le situazioni che noi conosciamo benissimo. Ma io parto da una considerazione. Manu Benelli ha posto un tema, tenendo conto poi che se oggi facciamo venire anche altre società sportive col quale io ho a che fare, non tutti sono d'accordo con la Manu Benelli, quindi avremmo iniziato una discussione di confronto che, insomma, dopo non è che tutti potevamo schierarci con tutti, insomma, è delle posizioni bisogna prendersene, no? Perché la Manu ha le sue idee, in parte alcune le posso condividere, in parte meno, ma non perché non le condivido a livello generale, perché non le posso condividere in quanto il servizio che devo dare io e in quanto quello che noi stiamo discutendo oggi. Cioè, io sono d'accordo sul fatto che andiamo in un mondo sportivo di tante professionalità, sono il primo a battermi anche nell'ANCI, ma ne abbiamo parlato con diversi di voi, anche con Alberto Anchierani che fa parte di una federazione sportiva, che vadano tutelate le figure sportive, che sia stato un errore rimandarlo al 2023, anche ieri ero in riunione con alcune persone che mi ponevano questo tema. Starei attento però a parlare di azienda, di Confesercenti e di Confcommercio quando stiamo discutendo un regolamento di servizio pubblico, perché il mio compito è cercare di mettere tutti in possibilità di fare sport.
come diceva Minzoni, ci sono quelli che ci lavorano, ma ci sono anche tanti volontari. E le aziende, attenzione, perché ci sono palestre che fanno azienda, che sono associate veramente a Confcommercio, a Confartigianato, e che quando è arrivato il Covid, anche se non piace sentire la parola Covid, mentre l'amministrazione comunale giustamente non ha fatto nulla di straordinario, ha sospeso i pagamenti a chi non utilizzava le palestre e ha applicato una riduzione del 40% che sarà applicata per sempre, alcune aziende sportive hanno dovuto comunque pagare l'affitto in quanto si interfacciavano con dei privati, con grosse difficoltà economiche. È vero che in alcune realtà mondiali le società sportive sono aziende, ma sono anche di proprietà le strutture sportive, mentre noi siamo in Italia abbiamo una legge storica. Poi vogliamo affrontarlo quel discorso, Benelli? Affrontiamolo, ma va affrontato a livello più generale, va affrontato a livello nazionale, va portata avanti la discussione nella politica centrale di Roma, che deve mettere i soldi nello sport e trattare lo sport, e sono d'accordo, è una battaglia che sono d'accordo per fare, alla pari anche di quelle che sono le altre realtà economiche di questo paese. Sfondi una porta aperta e lo sai Manu, ma noi stiamo discutendo un regolamento che deve dare la possibilità a tutti di fare sport. Ecco perché non trovo corretto dire che con questo regolamento che andiamo a modificare non abbiamo, diamo la possibilità solamente a chi ha le spalle grosse o solo a chi è strutturato di fare attività sportiva, perché proprio la razza, soprattutto nel tema del decentramento, e l'ha detto bene alla tardi prima, il ragazzo di San Pietro in Vincoli non va certo a San Zaccaria o Castiglione a fare attività sportiva. È difficile che vada a Castiglione o a San Zaccaria a fare società sportiva. Ma nonostante questo, perché qui il punto centrale, non abbiamo mai avuto un'ora di palestra, magari avessimo avuto ore di palestra vuote in questi anni. E questi criteri qui sono un modo per poter darci un criterio quando ci sono delle sovrapposizioni. Quando ci sono delle sovrapposizioni, perché sappiamo, io e la Bellini e Savini, le difficoltà di alcune scuole calcio, anche perché oggi nel frattempo, e questo nei regolamenti precedenti non c'era, perché una volta la scuola calcio non esisteva, si iniziava dai pulcini, chi ha giocato a calcio, che è la mia età, lo sa, iniziavamo a 8 anni a giocare e eravamo già nei campi. Oggi i bambini di 5 anni, di 4 anni fanno scuola calcio, vanno dentro le palestre e hanno un'esigenza uguale a quelle di altre società sportive. E in questi anni abbiamo avuto difficoltà col vecchio regolamento a dare una risposta concreta ai bambini di quel territorio. Quindi questo è un regolamento che va a tutelare lo sport di base. È un regolamento fatto e studiato per tutelare lo sport di base e di dare anche poi chiaramente allo sport strutturato, allo sport più grande, la possibilità di fare la propria attività sportiva. Poi ci sono alcuni punti. Vogliamo discutere su SSD? Va bene. Vogliamo discutere sull'orario? Io sono pronto anche qui ad accogliere subito la proposta di eliminare l'orario delle 8, che tra l'altro c'era anche prima, semplicemente l'abbiamo spostato, ce lo va derrato, di mezz'ora, ma era un modo, una ratio, e dovremmo trovare il modo comunque come fare dopo, perché poi bisogna anche trovare le soluzioni per poter dare una risposta alle società sportive che vanno a sovrapporsi, ma era un modo per, di fronte a bambini, a giovani e meno giovani, di poter darsi un criterio in certe fasce di orario, perché sappiamo che tendenzialmente una delle problematiche che abbiamo avuto era nel pomeriggio, insomma, che i bambini chiaramente escono da scuola in varie località e devono andare a fare attività perché non tornano dopo la scuola, dopo 3 ore della scuola. Quindi assolutamente noi vogliamo l'orario delle 4:30, perché i bambini escono dalle 4 e non è che possono andarsi a casa e tornare dopo 3 ore. Queste sono cose che abbiamo affrontato noi, altro che non conosciamo, abbiamo affrontato noi e stiamo cercando di dare le risposte a quelle esigenze lì. Poi vogliamo cavare l'orario, troveremo lo stesso, non è un problema, posso essere anche d'accordo che ci andiamo a vincolare un po' troppo, eliminiamo l'orario delle 20, lo eliminiamo e troveremo con Savini e la Bellini altri criteri per poter comunque far fronte a questo tipo di problematiche in caso di sovrapposizione giovani adulti, cosa che chiaramente, capito, un ragazzo di 15 anni difficilmente si allena alle 8 e mezza di sera. Quindi questa mi sento di farla premessa iniziale, insomma.
siamo d'accordo su quello che dice la Manu Benelli, d'accordissimo, ma è un tema che va affrontato in un'altra, in un altro, in un'altra sede, in maniera più generale e tenendo conto che appunto noi dobbiamo discutere un servizio pubblico, che ha a che fare con chi ci lavora e che ha a che fare con tantissimo volontariato, compreso chi fa sociale, Poi io mi fermo un attimo qui, ringrazio la Presidente che ha specificato bene, pur mantenendo la sua opinione contraria, che il regolamento continua, cioè andrà in vigore con la stagione sportiva invernale 2021-2022, ma che chiaramente a seguito di alcune richieste abbiamo deciso di fare questa bando semplificato, così come lo possiamo chiamare, per poter darci un'organizzazione anche durante, durante l'estate. E, il controllo Mizzoni lo fa l'ente proprietario, lo fa il comune. Tante volte ci siamo trovati ad affrontare in questi anni alcune richieste con numeri che non si sono poi rivelati nella realtà reali, siamo intervenuti, abbiamo tolto le ore a chi ci aveva dato una cosa di sbagliato, così come siamo intervenuti cavando ore a persone che avevano dichiarato numeri di tesserati maggiori rispetto a quelli che poi alla fine erano effettivi, abbiamo fatto un controllo nei canali federali e chiesto spiegazioni e di fronte chiaramente all'avvenuto fatto e all'aver constatato che la dichiarazione non era conforme a quello detto, abbiamo ridotto gli orari. Cioè, i controlli li abbiamo sempre fatti, le omologhe chiaramente vengono fatte dalle rispettive federazioni. Cioè, noi discutiamo continuamente con le varie. Non capisco la domanda, le palestre di proprietà comunale, quelle di non proprietà comunale, quelle di proprietà comunali non sono di proprietà comunale, quelle di proprietà comunali sono quasi tutte nelle scuole. Cioè, sono tutte... Parla di locali scolastici di proprietà comunale. Ah, ma in Italia ci sono delle palestre comunali che sono scolastiche. Quali sarebbero? Una può essere il CONI. Quella del CONI non è di proprietà del comune. Quella del CONI è di proprietà del comune. Anche Rani si conosce benissimo. Bene, quella in via Mattei 55 c'è una palestra. Ma quella fa parte del comune. È un altro film. Le testo strutture dentro le polisportive sono della concessione della polisportiva. Anche a San Zaccaria c'è il pala pattinaggio dove fanno anche l'attività sportiva il ciclismo, ma quella fa parte della concessione della polisportiva San Zaccaria. Scusami, mi dispiace contraddirti, ma l'ultima l'ho firmata io ed è identica a questo regolamento, quindi qualche cosa grazie Zaratini. La struttura di Fornace Zaratini, quella del famoso pala, quello fa parte della concessione all'interno della polisportiva. Io parlavo di quella di via Mattei, è comunale anche quella. È l'unico caso quella dove è esterna alla società, alla cosa. Quella fa parte del regolamento comunale, come tutte le altre. Esatto. Scusate, comunque la correzione che è prevista, il di proprietà è riferito alle palestre provinciali che non sono scolastiche, ma non di proprietà del comune, ma di proprietà della provincia. Era semplicemente quella la correzione. Quindi stiamo sempre parlando di palestre scolastiche, sono tutte scolastiche, alcune del comune, alcune della provincia. Era solo quello. Sì, perché c'è questo fatto qui, tutte le palestre delle superiori non sono di proprietà sono di proprietà della provincia, le palestre delle medie e delle elementari sono del comune, quelle delle superiori sono di proprietà, poi lì c'è tutta un'anomalia. Giuro che sono a conoscenza. Lascerei la parola a Bellini per darci due info e poi a Savini. Allora, mi sono segnata un po' di cose, quindi magari non mi ricordo chi le ha dette, può darsi che non affronti tutti i punti, però qualcosa mi sono segnata. Allora, il discorso della tempistica e del piano estivo, il problema è stato principalmente quello dei dirigenti scolastici, nel senso che avevano, non so se previsto dal Ministero dell'Istruzione, la possibilità di organizzare un piano estivo sportivo
pertanto non erano in grado di darci delle risposte in tempi brevi perché avevano bisogno di capire se potevano pianificare loro delle loro attività. Per esempio, il dirigente scolastico dell'ITI, assieme credo al dirigente del liceo scientifico, hanno deciso di fare attività nelle palestre, pertanto le palestre dell'ITI noi le potremo avere la sera solo dalle 19 in avanti per tutto il periodo estivo, piuttosto che altri dirigenti scolastici che ci hanno dato le palestre, che ne so, dal 28 di giugno fino al 31 di agosto, oppure soltanto il mese di luglio, soltanto il mese di agosto, per organizzare le loro attività. E noi questo è un vincolo un po' che abbiamo. E quindi questa è stata, diciamo, anche la problematica. Potevamo scrivere prima, ma poi non ci ha risposto, abbiamo dovuto anche sollecitare, magari avessimo scritto via PEC. E poi i dati delle sovrapposizioni del bando di 3 anni fa, oggi io non sono in grado di darvele, però quelle noi ce le abbiamo nella banca dati ed è possibile averle. Vi dico che, considerato che il 99% delle palestre noi ce l'abbiamo dalle 17 in avanti, perché prima se le tengono gli istituti scolastici, salvo qualche poche scuole medie che ci danno le palestre dalle 15, in un orario che noi consideriamo concedibile, più o meno dalle 17 alle 23, abbiamo una copertura oraria dell'85%, cioè diamo l'85% di queste ore. Quelle che non diamo, non le diamo perché nessuno di fatto le vuole, perché ci sono tante palestre dove l'attività che è rivolta maggiormente ai ragazzini termina 21, 21 e 30 e poi non ci va più nessuno, perché c'è il problema delle omologhe che diceva prima il consigliere Minzoni. Le omologhe le fanno le società sportive, non agli enti ma alle federazioni. Di conseguenza sono le federazioni, adesso io non so se un'omologa è un anno, 2 anni, le fanno loro e a costo loro. Quindi è chiaro che quando noi andiamo ad assegnare una palestra, giustamente teniamo conto del fatto che ci sia un'omologa, perché se tu per fare karate lo puoi fare anche in una palestra dove non c'è nessun tipo di omologa, è chiaro che se fai pallavolo e quel campo è omologato per la pallavolo, devi avere una sorta di precedenza, perché altrimenti finiresti per allenarti da una parte e giocare da quell'altra, e questo insomma non è molto funzionale. In più le pagano loro e quindi sostanzialmente un minimo di attenzione viene data. Quando si parla di adulti, che è un po' questo spartiato, perché prima il consigliere Frati parlava di under 20, per noi l'under 20 è adulto, perché comunque l'adulto è over e under 18, perciò succede che i ragazzi che militano magari negli sport di livello maggiore sono già over 18, anche se magari le squadre sono campionati ancora ritenuti giovanili dalle loro federazioni, ma questo è un problema di federazione e noi invece facciamo un discorso di età, insomma. In effetti lo sbarramento 20 può essere, non so, io ho mia figlia che frequenta un corso a 17 anni, fa 19-21, oltre alle 21 non credo che sarebbe possibile per lei farlo, però questo è un esempio così. I pagamenti, quei 20 giorni, non sono 20 giorni, cioè noi, voi sapete che ci serviamo di Ravenna Entrate. Ravenna Entrate manda un avviso che però va a richiedere i costi di un periodo che si è già chiuso da almeno un paio di mesi. Quindi, non so, facciamo conto che io oggi chiedo il periodo agosto-dicembre del 2020. Arriva una richiesta di pagamento, chi la riceve ha tempo 60 giorni per pagarlo, non paga in quei 60 giorni, viene inviato un sollecito, questo sollecito uno ha tempo di pagarlo entro 20 giorni. Uno non è in grado di pagarlo e allora forse non si è neanche magari programmato bene, ma può succedere, per l'amor del cielo, può fare una rateizzazione.
e quindi senza poi andare a cadere nel problema della mora. Questo è giusto per fare un po' di chiarezza. Poi mi ero... è stata fatta, insomma, nessuno è mai andato. Sì, cioè nessuno è mai andato. È ovvio che però nello stesso tempo cioè, andava tutelato anche chi pagava e faceva la paga regolarmente. Esatto. Paga regolarmente. Esatto, il fatto di richiedere... Allora, noi facciamo un bando solitamente... con il maggior anticipo possibile. Questo noi lo auspichiamo anche per il nostro lavoro, perché non è facile poi arrivare a ridosso delle scadenze. Detto questo, quando esce il bando, le società sportive che fanno richiesta non sono in grado di darci calendari, perché i calendari solitamente escono a settembre. Di conseguenza, chiedergli e concedergli le palestre il sabato e la domenica potrebbe essere pregiudiziale per chi magari in quel momento lì può avere una partita. Noi abbiamo delle società sportive, e farò nomi e cognomi, che non hanno tantissimi orari nelle palestre, ad esempio la Compagnia dell'Albero, non so se voi la conoscete o chi la conosce, che però ha diritto come tutti a fare le sue partite di campionato e le deve fare in strutture omologate. Di conseguenza, se io do l'orario di palestra alla società sportiva che magari quel sabato gioca fuori casa e me la lascia anche vuota la palestra, perché se giochi fuori casa non usi la palestra e nello stesso tempo la potrebbe usare un'altra società sportiva, cerchiamo di tenere separato quello che è la calendarizzazione delle gare, in modo tale da poter consentire a tutti di svolgere la loro partita di campionato all'interno della struttura omologata. Poi il consigliere Perini ha parlato dell'attività dei portatori di handicap e della terza età. In realtà è prevista, e noi abbiamo una riserva proprio sempre all'articolo 6 bis, quando dopo appunto che si parla delle gare che hanno la priorità rispetto alle gare amichevoli, agli allenamenti, dice proprio che nella predisposizione del piano di concessione dovranno essere riservati idonei spazi alle attività motorie rivolte ai portatori di handicap e alle attività motorie per la terza età. Per la terza età noi addirittura, cioè il comune fa un bando, noi quando esce l'avviso insomma per le palestre abbiamo già escluso dagli orari concessi quelli riservati alla terza età, e chi fa delle attività rivolte ai portatori di handicap ha una precedenza assoluta. È ovvio che deve presentare un progetto, deve dimostrare sempre il tipo di attività che fa. Poi boh, più o meno mi sembra di avervi detto un po' tutto quello che mi ero segnata così mentre parlavate. Poi insomma c'è il mio dirigente che può integrare. Ecco, cioè, posso aggiungere un chiarimento sulla questione dei 30 giorni, no? Che ho visto che forse non è stata un po' fraintesa. Noi nell'attuale regolamento abbiamo una pianificazione, quindi non è che non si prevede la programmazione delle attività sportive. È prevista nell'attuale regolamento, addirittura la potenziamo aggiungendo anche una programmazione e un piano dell'attività estiva. L'attività estiva non è che non l'abbiamo mai fatta e le società non l'abbiano mai, perché le palestre sono aperte anche d'estate. L'obiettivo di questa operazione qua, che è legata un po' anche come sono andate le cose recentemente col Covid, è quello di mettere un po' d'ordine, no? Perché prevediamo un maggior numero di richieste, quindi andare al primo che arriva, diciamo, comincia a essere un po' difficile. Ma poi noi, avendo questa esigenza qua e conoscendo anche poi i tempi, no, di rivedere il regolamento, e teniamo presente che le aperture delle palestre non è che le hanno deciso un anno fa, cioè, le hanno deciso un po' tempo fa, quindi non c'erano i tempi per fare tutto questo percorso anche di discussione. Quindi abbiamo cercato di dare una risposta semplificata, immediata, alle istanze che arriveranno, che non prevediamo che siano moltissime, no? Però cioè, ne stanno arrivando un po' e un pochino di più rispetto agli anni scorsi. Altro discorso invece è quello della richiesta fuori piano. Cioè, una volta fatto il bando invernale e poi a regime fatto anche il bando estivo, restano delle ore a disposizione, che poi variano nel tempo, no? Perché magari uno rinuncia, l'altro chiede, sono poca cosa. Quelle ore lì
è evidente che non possono essere chieste un anno prima o sei mesi prima, no? Perché uno deve programmare, perché sono i masugli, diciamo, rispetto all'insieme della programmazione, una volta che noi programmiamo anche l'estate. Quindi abbiamo aggiunto a un termine minimo, anche un termine massimo di anticipo, che è quello dei 30 giorni, poi chiaramente uno può anche mettere 60 giorni, ma il concetto sarebbe quello. Quindi basta. Poi... Sì, anche perché c'è da dire che ci sono anche i lavori che vengono poi di manutenzione, che non sempre hanno poi una pianificazione, ecco, così, sì, stavo per aggiungerlo. Perché per esempio, esatto, la palestra quest'estate abbiamo avuto una serie di problemi, ad esempio con i lavori che abbiamo dovuto fare per il tema del anche del Covid, insomma, e chiaramente alcuni sono anche interventi urgenti. Vai Barbara, scusa. Sì, sì, no, per esempio la palestra dell'Itas, che è di proprietà, certo, della provincia, la provincia ha avuto un contributo, non mi ricordo adesso da dove, ma non ha importanza, per rifare una serie di lavori, perciò ne hanno approfittato e quindi ok, c'era la chiusura del Covid, abbiamo anche anticipato i lavori per essere sicuri che sia pronta a settembre, però non sarebbe stata disponibile, l'abbiamo saputo un mese e mezzo fa, quindi anche accogliere, cioè una domanda che arriva con sei mesi di anticipo, o la tieni sulla scrivania e dici insomma, è anche difficile, dopo rischi insomma, un po' di ordine a volte. Va bene. No, spero che sia chiaro anche il motivo, tardi, mi sembra che la Verlicchi ha posto il tema del perché non siamo riusciti ad agire sul tema estivo ad aprile, semplicemente perché l'avete visto anche durante la stagione 2019, cioè 2020-2021, era praticamente impossibile fino a settembre capire le palestre che avevamo a disposizione, perché chiaramente col tema che si era innescato e col tema Covid abbiamo dovuto fare un protocollo, fare incontri con le dirigenti. Ci sono palestre che non ci sono state date, cioè noi oggi mancano delle palestre rispetto agli altri piani degli altri anni, che non ci sono state date perché la dirigente scolastica in quel caso lì non ha ritenuto di volerci dare la palestra in questo periodo qui di Covid, e quindi purtroppo la legge lì dice che deve essere la concessione del plesso scolastico, e sul tema delle statue l'abbiamo saputo solamente più avanti, che le palestre che avremmo avuto a disposizione, e penso che la Bellini abbia spiegato bene il perché. Grazie, mi sembra di capire quindi che nonostante la decisione di pubblicare un bando in extremis non ci sia nessun tipo di modifica di nessun genere, giusto? È in corso. Ah, sì, sentiamo. Va bene, ne prendo atto. Qualcun altro che voglia intervenire? Vediamo chi. Prego, Verlicchi. Solo una domanda, visto che nel suo intervento la Bellini diceva che ha spiegato molto bene il fatto che comunque quando si entra, diciamo, in morosità è per un pagamento che comunque riguarda un periodo antecedente di molti mesi, la scadenza del pagamento stesso, però ha parlato anche di eventuale rateizzazione. Vorrei capire sulla base di quale regolamento comunale viene concessa la rateizzazione, perché mi risulta che non sia possibile, però chiedo conferma. Grazie. Grazie. Stefano. Sì, della rateizzazione è una questione che non è prevista dal regolamento delle palestre, però essendo il servizio di riscossione delle entrate che non sono entrate non tributarie, si chiamano, quindi delle palestre ma anche di altri generi, sono gestite dalla Venentrate attraverso una convenzione con il comune, e in questa fattispecie qua si applica una regolamentazione che è quella delle entrate non tributarie, che non gestiamo noi, quindi adesso conosco fino a un certo punto, però dove è prevista una possibile rateizzazione dell'introito, e quindi non è previsto nel nostro regolamento.
che vale per qualsiasi altro soggetto, poi adesso dipende sì. dal palestra, cioè anche altri. Mi risulta possono... che vale per le tributarie, e c'è una disciplina certo. anche per non tributare, dopo dovrei vedere effettivamente il regolamento. Prego Verlicchi. Se... grazie, scusi. No, solo per dire che Ravenna Entrate mi risulta, giusto per essere precisi, perché poi si fanno un po' troppe deroghe, mi risulta che debba agire sulla base dei regolamenti comunali. Se non esiste un regolamento comunale che prevede per questo tipo di credito del comune la rateizzazione, non si può fare, punto. Diversamente modificate il regolamento comunale competente, però... cioè, purtroppo c'è un po' troppa deroga e discrezionalità su questo punto e, come ho avuto modo di dire prima, dei pasticci ne sono stati combinati nel recente passato, per cui vorrei che fossimo un po' più precisi. Grazie. Grazie. Qualcun altro che vuole intervenire? Ok, allora, in riferimento, prima a questo punto di andare a parere, se nessuno vuole aggiungere altro, in riferimento all'emendamento Manzoli, normalmente, diciamo in precedenti commissioni, laddove l'assessore decidesse di recepire delle proposte di emendamento, si sarebbero integrate al testo del regolamento e quindi si sarebbe portato il regolamento a votazione in consiglio così come modificato in sede di commissione. Ancarani, lei aveva fatto proposta di voto, vuole dire qualcosa in merito? Se c'è. C'è ancora? Sì, posso dire, Presidente, sia di accogliere l'emendamento e quindi di conseguenza di inserirlo già prima del Consiglio Comunale, come abbiamo fatto altre volte, e anche la richiesta, anche se non è stato un emendamento, che è venuto da più parti, di non vincolare l'orario delle 20. Quindi questa è una cosa che ho recepito dal Consiglio, dalla Commissione. Ok. Prego Di Staso. Grazie Presidente. Dunque, intanto mi si permetta due secondi di salutare Manuela Benelli. Lei ovviamente non mi conosce, ma io ricordo bene i suoi giorni di gloria, visto che siamo più o meno coetanei. Fatta questa piccola digressione, volevo dire che io non sono proprio la persona più indicata per parlare di sport. L'ultima volta che ho fatto uno sport organizzato era il 1979, facevo la quarta elementare e giocavo a basket. Detto questo, da questa commissione, che ho cercato di ascoltare con la massima attenzione, io non ho capito molto bene, ci sono stati dei momenti un po' confusi, e io mi accodo un po' alla richiesta che hanno fatto altri consiglieri prima di me, come la Francesconi ad esempio, e anche Perini, non solo loro due, anche alcuni della minoranza, di provare a rimandare a parlarne ancora di questo regolamento. Poi rimango insomma ancora un po', non ho capito bene, insomma rimango ancora un po' confuso dopo diverse ore di commissione. Grazie. Grazie. Samantha, dobbiamo raccogliere sì. i pareri divisi o... Ma diciamo che per chi è monoconsigliere, diciamo che facciamo presto, eventualmente laddove ci fossero pareri discordanti dello stesso gruppo, ce lo specificano loro. Più che altro io non so, rinnovo l'invito ad Ancarani se voleva dire qualcosa sull'emendamento, altrimenti io, se Fagnani me lo accetta così come scritto, a questo punto il parere va dato sul regolamento così come emendato. Vabbè, Alberto non mi risponde, io a questo punto procedo con i pareri. Allora, Partito Democratico. Uno favorevole. Per la Commissione 6 favorevole. Ok. Forza Italia.
non risponde. Proviamo ora lista per Ravenna. Non sento. In consiglio, ok. Cambierà in consiglio. Gruppo misto, nel mio caso io ho Panizza. No, ci sono io. Sì, infatti. Io sono la 6. Scusate, la 1. La 1 ci sono io. Ah, scusa Maio. No, niente. È in consiglio comunque. Tutte e due in consiglio? Panizza nella mia, bisogna. Per comodità sì, per comodità sì, facciamo il consiglio. Per comodità. Ok. Lega, credo che si sia disconnesso Pompignoli. Sinistra per Ravenna. Per le motivazioni di prima io vado in consiglio. Ama Ravenna. PRI. Allora, intanto ne approfitto per salutare come presidente, poi mi preme fare una dichiarazione di voto che in questo caso vale per la 1 e per la 6. Io non approvo il metodo e non approvando il metodo non voto qualcosa che non mi è giustificato da una linea politica. Quello che ho chiesto a quello era molto preciso. Mi sono confrontata anche con i miei colleghi e hanno capito tutti la stessa cosa, ovvero mi dispiace che la dipendente amministrativa mi dica i dati sono, non li ho. E allora, onde per cui, a prescindere dal fatto che la linea politica deve essere condivisa dai consiglieri e quindi deve essere conosciuta, e io non riesco a capire sulla base di quale linea sono stati decisi i criteri, magari il dirigente è il più bravo del mondo, la dipendente è la più brava del mondo, ma io devo sapere quali contenuti hanno guidato la scelta di questi indicatori piuttosto che altri, e quindi di questa, diciamo, questo modo di selezionare le palestre. Quindi anche per me, per entrambe le commissioni, si va in consiglio. Grazie. La Pigna. Pare evidente che ci sia un grossissimo problema in maggioranza, e comunque va da sé anche sulla base di questo in consiglio. Ravenna in comune. Grazie all'assessore per aver accolto l'emendamento che abbiamo proposto, e in ogni caso in consiglio come la prossima. Articolo 1. In consiglio, grazie. Sì. Italia Viva. Consiglio per tutte e due le commissioni, grazie. Alberghini. Consiglio per tutte e due. Perfetto. Allora direi che la commissione... Provo a richiamare Ancarani, se mi sentisse ora. Ma vedo che non mi sente, e quindi a questo punto io ringrazio ovviamente tutti i colleghi commissari, tutti gli esperti, Manu Benelli, l'assessore Fagnani, i tecnici, il dottor Savini e la dottoressa Bellini, e vi dichiaro chiusa questa sessione. Ciao a tutti. Un saluto, un caro saluto. No. Saluto particolare a Perini, al grande Perini. Saluto. Ciao, grande Bisoni, Raul. Te Raul, fai carriera, fai. Un casino, sicuramente. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, se ritorno sulle 45. Pronto? Se ritorno sulle 45. Ah, ho capito. No, niente, ti avevo scritto forse ieri o l'altro ieri, mandandoti tutti i link dei giornali che hanno pubblicato, ma mi è tornato indietro. Adesso ti ho rimandato solo, adesso ti ho mandato oggi, però non, ti ho mandato solo i giornali cartacei, perché addirittura il Corriere di Verona l'ha pubblicato due volte, ieri e oggi, lo stesso articolo, oltre a Carlino, ma anche i giornali online l'hanno pubblicato quasi tutti, non so se l'hai visto, quasi sì, sì. Adesso vedo se ritrovare quella che ti ho mandato oggi lunedì, no, bisogna fare indietro, domenica. Moretta, te l'ho mandata domenica a mezzanotte e 17 minuti, te la rimando. Sì, sì, sì. Beh, ecco, allora... per i giornali online in cartacei va bene l'ultima perché c'è due volte, invece Corriere, invece per le altre te la rimando. Bisogna stare attenti alla fine di giugno. Tu li sai di distinguere bene i cinque, ce ne abbiamo cinque alla fine di giugno. Va bene, allora abbiamo il nostro da fare almeno fino alle lezioni sicuramente, va bene. Va bene, ok. Poi noi invece per organizzarci un po' più con le liste, queste cose qua, noi ci vedremo a luglio. E io farò delle riunioni non più di 7 alla volta per non fare degli assembramenti, li farò credo da Spadoni, se nel frattempo non troviamo i locali nostri, che pure dovremmo trovare per fare la campagna elettorale, ma comunque va bene anche da Spadoni, e ne faremo sempre, tu per, alle 6:30 è troppo tardi, o troppo presto? No, ma dovrebbe succedere così nell'organizzazione che ho presentato. Organizzo settimana per settimana. E poi dovrei fare telefonare a tutti quelli che ho previsto di vedere in questa settimana, cioè 7x6:42, dalla segretaria, facendo scegliere a loro il giorno. Quindi che collochi lei in modo che incastri, insomma, per chi è indifferente le metterà lei dove a fine c'è più posto, perché è proprio il lavoro fondamentale che devo fare, perché devo mettere in campo tutte le forze, tutte le energie che ho accumulato e quindi ci vuole un mese. Poi dopo abbiamo che entro luglio dobbiamo sapere quante liste presentiamo, quanti candidati, eccetera, eccetera, perché è un'organizzazione che a Ravenna ce la può avere sul PD, ma ha una massa tale di personale, di gente stipendiata che non si può neanche confrontare, però comunque noi facciamo la nostra parte. Vedremo. Ok, ciao Michele, grazie a te, ciao.